Ok, ci siamo già in 8. Benvenuti amici YouTube. Qui ho Ah. 1993 per questo sesto episodio, credo, del Friday Night Live Yu-Gi-Oh! by Okra 1993 e abbiamo come ospite Cappello di Paglia. Si Mi si vede bene, ragazzi? è appena staccato tutto, però esco e rientro dalla chiamata, così risolviamo il problema. Cappello di Paglia, eccolo qua. Allora. Buonasera. Buonasera a tutti. Quanti siamo? Sei quindi? Siamo già in 8 e Andrea Caccia si è anche abbonato al canale. Grazie mille, Andrea. Ora puoi flexare Bravissimo. puoi flexare le emoticon in stile Yu-Gi-Oh! Grazie mille, grazie infinite. Sei il quarto abbonato al canale. Ostia, Salutiamo tutti. quanto ci prendi questi abbonati? Niente, perché l'abbonamento è 1,99 di cui tipo un buon 30% viene portato via da YouTube in tasse. Salutiamo Andrea, Luca e Simone e anche Salutiamo F. F. Igo. Bella Cappellino, io sono quello che si sta facendo tutti i mazzi delle storie che racconti di Yugi. F. Yu-Gi-Oh! Ah, è un problema, È è un problema. seguito, ragazzi, è seguito. Per chi non lo conoscesse su YouTube, può essere che magari qualcuno non lo conosca, andate a seguirlo assolutamente, ma molto probabilmente lo conoscete su Instagram. Come Kaiba Corporation 3.0. Facciamo una piccola marchetta a tutti. Prima di partire, iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto. Passate anche dal mio Instagram, okram-1993, dalla pagina di Omnia Players, ovviamente dal canale di Cappello di Paglia che fa dei video mostruosi, secondo me, a livello qualitativo, poi allucinante. Se glielo ho sempre detto, se aumenta anche con la frequenza, diventa forte. Poi potete seguirlo come Cappello di Paglia su Instagram con doppia A e soprattutto Kaiba Corporation 3.0 che conta 5.449 follower in questo momento. No, uno se n'è Spero andato, maledetto. arriverà qualcun altro, dai, arriverà Sicuramente. qualcun altro Aspetta. adesso che sto facendo vedere la tua pagina. Si può insultare la Bella. madre di qualcuno No, 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 su questo YouTube? Ah, non no, si può fare più. sono molto politically correct. Una pagina ricca di meme, o meme che dir si voglia, come vedete, molto molto carini. Ok, torniamo a noi, mentre aggiusti il green screen. Come vedete, No, ma volevo anche il green uscire. screen, ragazzi. Eh sì. Io invece sono ancora rudimentale con tutta la stanza dietro. Andrea Caccia Ma è flexa dalla bello, porta. fa umano, tipo il disclì. È vero, lui il disco è un'aggiunta interessante, per chi ha visto il video, l'ho sbustato a Natale e mi sono fatto sto regalo. Allora, Bene, fatto siamo bene. già una decina di persone, direi che possiamo iniziare se vuoi. E se vuoi Allora. presentati pure, oltre a quello che ho già detto, se vuoi anche ripetere, Sì, sicuramente ti puoi ripetiamo, presentare meglio. ripetiamo. Prego, Allora, ciao a tutti ragazzi, io sono Cappello di Paglia su Instagram Kaiba Corporation 3.0. Allora, partiamo dal fatto che io ho iniziato a fare video su YouTube. Allora, 6 anni c'ha il canale Cappello di Paglia e ne avevo aperto un altro tipo 3 anni prima, dove sempre di Yugi, dove il mio nickname era Super Luigi, perché pensavo che il nickname che ho messo tipo Dark Magician 97 fosse il nome e nome e cognome fosse così da mettere per a buffo. E quindi nome de merda, canale de merda. E quindi è stato molto fallimentare. Ti facevo blacklist a buffo, mi tenevo con una mano il telefono, con l'altra giravo le carte, Questo lasciamo non lo stare. sapevo. Cioè, ci sono dei video con l'audio corrotto, ma i video esistono ancora. Prima o poi li farò vedere. Poi, vabbè, ho aperto un altro canale, dove essere con un amico che vedete nel video di presentazione, che è orrendo. Poi alla fine è diventato tutto mio. Lui c'è stato solo nel primo video, poi si è mi ha abbandonato. Il canale si chiamava Italian Pro Players, che Lo di pro ricordo. non aveva niente, faceva schifo al cazzo. Vabbè, c'erano le intenzioni. Sì. Diciamo che è stato un'escalation, ho portato video di Yugi tipo per 5 anni, poi a un certo punto mi sono rotto il cazzo perché non crescevo, facevo tipo 500 visite a video e non facevo iscritti, a un certo punto mi sono rotto le scatole e ho abbandonato, ho fatto anche altri video, quello che mi piaceva fondamentalmente, e poi quando mi sono reso conto che cazzo Yugi faceva un sacco di numeri da settembre a sta parte, ho detto, ma probabilmente è meglio che torno a fare video dei Yugi, che probabilmente sono più competente.
ovviamente niente decklist, perché faccio schifo al cazzo, e mi sto dedicato al lato più lato nascosto del gioco, delle lore. Probabilmente uscirà un video con le citazioni di tutti, citazioni di Yugi nei pezzi rap e trap. Bello. Non ho trovato abbastanza, non credevo. Biberon della Dark Polo, no? Io conosco quello. Sì, quello. C'è il pezzo di Caparezza, c'è un sacco di robe. Molte delle citazioni riguardano Exodia, probabilmente. Sarà un video interessante, non vedo l'ora di vederlo. Sì. Quindi, devo arrivare a 10, me ne manca tipo uno o due. Ho fatto scorrere un po' la tua home del canale YouTube per gli spettatori e ho rivisto nuovamente che comunque hai dei feature molto interessanti con dei colossi della vecchia scuola di YouTube Italia. Sì, diciamo. Sì. Mickey Perfect, no, con... Ghost Barney, Matek Generation. Non so quanti di voi ragazzi conosciate questi nomi, fateci sapere qui sotto nei commenti in live. Penso che almeno Mickey Perfect lo conosciate. Che ancora sta ancora sopra iscritti a noi due messi insieme. Ma guarda, prima che succedesse tutto il casino con Anto Show, gli avevo proposto di farlo insieme e aveva accettato. Anto Show è anche un colosso, effettivamente, almeno quanto riguarda i numeri. Lui era un fan della pagina Instagram Kaiba Corporation. Adesso la seguo ancora, ma non mette mi piace. Ah, peccato. Mentre, vabbè, il progetto Kaiba Corporation è nato a buffo, stavo nel letto, non c'avevo niente da fare, ho detto, ma proviamo a fare i meme di Yugi. E considerando che grazie a quella adesso sono riuscito a beccarmi uno sponsor pure io con Magic Corner. Wow. Sì, grazie a Dio, c'è l'espansione bella adesso con la pot nuova. Buono, Blazing Vortex. Te i tuoi ce l'hai, mi servi pure a te e me. E quindi diciamo che anche quella ha dato i suoi frutti. E guarda, io te giuro che quando non trattavo più Yugi volevo dare via la pagina. Ho detto dai, diamola a Peve che mi sembra il più competente. Ha detto no, non la voglio. Grazie a Dio ha rifiutato. Meno male. Che bello Pepe. Sì. Vabbè, Pepe anche ha ricominciato adesso che anche lui ha la sponsorizzazione da MS20 / Konami, fa un po' più di video, è una cosa buona. Allora, diamo un attimo uno sguardo alla chat. Matteo, lo salutiamo. A breve ha un Remote Duel, interessante, vedi che c'è qualcuno che gioca a Remote Duel. Luca, no, ma se gioca, ma sì, almeno da me non si è mai fatto. Non ha attecchito tantissimo, ovviamente, sono tanta critica, abbiamo già parlato lungamente di questo argomento. Dario ci dice che al nord va. Nel video di Rosa Chemical giocano a Yugi. F Yugi. No, allora scrivi assolutamente che pezzo, perché ce ne so tanti dove cita Yugi, però non ho mai il videoclip, non l'ho mai visto. Facci sapere, così tutto materiale buono per il nostro cappello di sì. Gatto 99 si ricorda bene di Miki e di Matek. E Dario però non ricorda il titolo della canzone, mi dispiace. Andrea Caccia ci dice Rip Anto e tira un bel Blue Eyes in chat. Esco e rientro la chiamata che abbiamo perso di nuovo il video. Non so come mai ragazzi fa così, abbiate pazienza. Ora vediamo te e anche me, a posto. Ok. Ho imparato degli errori che l'altra volta con Pepe mi sembra era sparito il suo video, pensavo fosse colpa sua, invece era colpa mia. Okay. Allora, come ci siamo conosciuti? Questo è il prossimo step della scaletta. Domanda. Sì, la presentazione più di questo non c'ho. Guarda, ragazzi, sono alto 1,80, forse qualcosina di più. Sei alto. Sì. Te pensavo che sei più alto di me? No, sono 1,75, dipende. Ah. Dipende da quanto sto dritto con la schiena, perché ho dei problemi seri. Quante volte ci siamo visti di persona io e te? Allora, penso che una, l'ICS scorso, sì. Tipo 5 minuti. non pensavo mai venissi e ti ho visto che stai facendo la deck profile a... Non so. Stai facendo la deck profile a, scusa? A uno della top 32, non so chi fosse. Ah, probabilmente o Venturi o Mazza. Sì, è vero. Poi sono entrati in team con noi, sì. È tutta una storia che si intreccia. Entrati in team? Siete entrati in team con noi, poi quei ragazzi lì, sì.
Ah, ecco come avete fatto ad avere quelli che avevano fatto top agli ICS. Fai le profile alla gente, poi dici vieni in team con noi, che ti facciamo altre profile. E poi è crollato tutto, minchia, mi sarebbe piaciuto rivederti, conoscerci meglio, perché comunque andiamo tanto d'accordo e Sì. chiacchieriamo spesso. No, su WhatsApp ci sentiamo un sacco, però come si chiama? Il competitivo è quello che è momentaneamente, quindi Lo più so. di tanto non si può fare. Confido in Londra. Spero anch'io Londra e Milano. Aspetta che esco di nuovo dalla chiamata e rientro perché sei sparito di nuovo. Non so perché, raga. Anch'io spero tanto in Londra e magari Milano. Anche solo E quando Milano dovrebbe sarebbe essere qualcosa. Londra Londra? è intorno a ottobre di solito, no? Fanno sempre lì perché c'è anche il Comic Con annesso. Milano sempre a dicembre. Cioè, tu mi dici che io a ottobre dovrei stare a Londra all'ICS a novembre? No, a fine novembre un altro ICS? Sì, ci sta. Londra lo usi come allenamento. Sì, ovviamente. Così a Poi a Milano Milano sei prendo cali. le bastonate. No, vabbè, ci sta. Io l'avevo fatti tutte e due prima del Covid. È Sì, stata una ho bella visto il esperienza. Ci video. Oh, no, sta. non so se ho visto il video, la foto quella con chi era, Team Samurai. Sì, quello era venuto a Milano. Sì. C'è ancora un sacco di foto vecchie. Io posto pochissimo su Instagram. Dovrei essere un po' più attivo. Ma tu devi sistemarle le foto, devi curarle. Lo so. Photoshop, un tantino, le fai quadrate, belle. È vero, ci Cioè io vorrebbe mi anche posto una foto su Instagram, so se ero sul tetto, vestito da Babbo Natale con un pacco di Amazon. Ho visto, ho Dai, visto. lasciamo stare. Ce l'hai come foto anche su WhatsApp. Sì. No, rimarrà fino a quest'estate quella. Vabbè, ci sta. Tornando all'argomento, come ci siamo conosciuti? Io penso che tu mi dicevi la tua teoria del torneo prima, poc'anzi ne parlavamo in privato. Se vuoi raccontarla anche tu. Magari Allora, qualcuno si non so. ricorda in chat, non Sì, so. ragazzi, se vi ricordate, tipo 3-4 anni fa c'era stato un torneo tra tutti gli Yu-Gi-Tuber gestito da Mattek e da i Revenge Game Yu-Gi-Oh! Hanno chiuso il canale, adesso si chiama Due Parole hanno ricambiato nome, ma vabbè. E c'era stato questo torneo e nel gruppo erano state aggiunte altre persone. Mi sembra che era stato aggiunto Manzi, te e qualcun altro. Poi quel Non torneo mi è ricordo stato nemmeno. vinto, vabbè, passati tanti anni. E Sì. poi non so come boh, avevamo legato, a caso mi sta scrivendo sul gruppo. Sì, sul gruppo WhatsApp sono stato aggiunto io anch'io da Manzi, sarebbe Sticky96 del Parabellum Team per chi lo conoscesse, lo salutiamo. E boh, poi Ragione. da lì è partito tutto e adesso secondo me siamo in una fase di una sorta di rifondazione e rinascita di YouTube Italia. Sì, secondo me sta ricrescendo Sì. tra tutti. Considera che, vabbè, a parte come si chiama? Miki mi ha detto che aveva smesso adesso perché, vabbè, sei visto la live, c'ha avuto il Covid. E ha detto momentaneamente le spese sono tante, quindi o si allena a bowling o gioca a Yugi. Ha detto quando la situazione si stabilizza torna a giocare anche a Yugi. Poi vabbè, a Snaski video buffo, ma a parte loro c'è, come si chiama, Luca del Games Tonight, no, Gaming Tonight, Che è qua no. sotto nei commenti, che scrive No, ah, cappellini. È arrivato adesso, l'hai chiamato. mamma mia. E vabbè, poi c'è quell'altro ragazzo che ho detto di aggiungerlo, che se faceva, non posso dirlo cosa doveva farsi. Cosa? No, è meglio di no. Aspetta che stacco la chiamata, che Meglio ti sei bloccato di nuovo. Aspetta, arrivo. Ah no, sei ripartito da solo, ottimo. Buono, buono. E comunque c'è un sacco di team, cosa che anni fa non c'era. Sì, quello è vero, quello è vero. Infatti volevo chiedere a te perché tu comunque eri già lì quando io ho iniziato a reinteressarmi per il gioco, perché io giocavo quando ero bambino, poi come tanti succede, c'è la pausa enorme, si ricomincia, mi ricordo che ti seguivo da quando eri appunto nella fase Italian Pro Players e tu l'hai vissuta molto più di me, la vecchia YouTube, la YouTube originale la definirei. Vedi delle differenze in meglio, in peggio? Cosa ti senti di dire tra prima e Ma dopo? non lo so perché sembra in questo momento siamo fondamentalmente tutti piccoli. Io quando mi ricordo che mi sono approcciato a YouTube, che prima, vabbè, sai, segui subito i soliti, Simply Unlucky,
poi da lì ti sposti agli italiani, Becky Mickey Perfect, il Drug e Mad Tech Generation, però già lì c'avevano 6.000 iscritti, sembrava 6.000 iscritti tantissimi, poi può essere perché adesso ci stiamo dentro e ci rendiamo conto che 6.000 iscritti non è niente, sì, e quindi non lo so, ma a parte quello... niente, ci stanno altri canali a caso che hanno, sai, 1.000-2.000 iscritti, però sono tutti team, quindi sai, non riesci mai a approcciarti bene a queste persone, non sono utenti singoli come era una volta. Sì, non c'è il personaggio a cui ti affezioni, intendi forse. Sì, cioè, per dire, Filippo, il canale è il Team Slifer, però fondamentalmente è lui che gestisce il canale. Sì. L'Armageddon, cioè, fondamentalmente c'è sempre Mario, però tipo se prendi il Toxic Team, non so se si chiamano così, Toxic Nerds Team, sì, cioè sì. Riccardo Leuzzi, lì mi sembra fondamentalmente tutte deck profile e tutti loro, lì non riesci a affezionarti a un utente specifico, poi adesso, non so se mi sbaglio, sì. Probabilmente da un po' che non sei, ultimamente Riccardo sta facendo tanti video e secondo me si sta creando un po' il personaggio, anche se lui non si vede quasi mai in faccia. Questa è una particolarità che forse viene un po' a mancare, perché ricordiamo tutti l'armadio di Mickey Perfect o la porta con la sua bella faccia. Lui è stato uno dei primi a metterci proprio la faccia, forse anche per quello che la gente si è tanto affezionata, e tu fai lo stesso, in ogni tuo video c'è sempre la tua faccia. No, ma ad esempio tipo Umba. Per quanti numeri ci abbia, io non riesco a affezionarmi a lui, non so fondamentalmente chi sia. Sì, è vero. Questo per quanto ne sappiamo, potrebbe essere una donna. Vabbè, dalla voce sintetizzata in qualche modo. Conosco donne con la voce molto mascolina, non è una. È vero, è vero. Anche io ho questa cosa qui per Umba, effettivamente. E mi spiace perché comunque porta dei contenuti validi, però manca quella familiarizzazione nei confronti del pubblico, sì, del personaggio. Perché ad esempio, cosa ne pensate, raga. Ad esempio il Drugo, per quanto non montasse video niente, però comunque c'era lui, te chiacchierava e nel corso degli anni ti affezionavi. Sì, per forza. Per quanto potesse anche non essere bravo, perché dopo erano uscite cose, però... Era simpatico. Sì, ti affeziona il personaggio. Ma poi il Drugo e Matek... hanno postato qualche video di recente sulla vita privata, mi sembra. Sì, avevano ripreso, tipo il Drugo ha detto faccio quello che mi pare, ha fatto un video, poi ha smesso. Poi durante la prima chiusura della pandemia ha fatto quarantena 1, no, quarantena 0, quarantena 1 è finito. Matek aveva fatto dei video dove ha detto no, non voglio parlare di Yugi, però se questo video raggiunge un tot di like, parliamo della Master Rule 5. Ultimo video, Master Rule 5. Onesto. E poi crescendo purtroppo aumentano gli impegni, cambiano gli interessi. E spiace. Anch'io ogni tanto ci penso a quando magari finirà il mio tempo su YouTube, quantomeno per Yu-Gi-Oh! Spero mai, però ogni tanto la domanda me la pongo effettivamente. Ma a me, perché fondamentalmente piace fare i video. Cioè, mi piace l'interazione che il pubblico ha con me, il fatto che mi dice bravo, figo, mi piace, mi sprona a farli, qualsiasi cosa. Cioè, mi sento creativo a farli. Sì. Poi ho fatto colpo sulla professoressa e gli ho detto che io faccio comunicazione e culture digitali. Sì. Quindi ha detto, chiedeva ai vari studenti, ma voi fate qualcosa per quanto riguarda, tipo, avete gestito pagine Instagram di negozi? Io gli ho detto, io ho un canale YouTube, faccio questo, ho collaborato con aziende. Ah, cavolo! Adesso ho l'esame di un progetto che ho fatto col Gattile. Sì. Già mi adora. Adora i gatti, finita. Ma da 30 è finita. Cioè, ci siamo. Gli posso uccidere pure la madre. Cioè... Buono. Intanto siamo arrivati a 20 partecipanti alla live, bella raga, condividete che cavolo, mamma. Tra mezz'oretta arriviamo sicuramente a 30, più tardi si va, più gente arriva. E hai fornito un bel aggancio sul campo universitario, perché secondo me tu hai portato molto di ciò che hai anche studiato all'interno del tuo canale stesso, se vuoi raccontarci un po' come sono nate queste belle idee e che cos'è che stai facendo, per chi non ti conoscesse magari. Allora, io sono laureato in beni culturali e turismo, alla una triennale, adesso sto facendo comunicazione e culture digitali. Diciamo che
per quanto riguarda l'ambito dei beni culturali, mi aveva preso la fissa di fare video, di andare a vedere i posti a tema di qualcosa, visto che avevo fatto cineturismo così. E c'è anche un video di Yugi che è il turismo nell'era di Yu-Gi-Oh! E quindi c'è tutti gli eventi, dove puoi trovare negozi, tutte queste cose qui. Andate, chi non l'ha visto, andasse a vedere Sì, perché è lo carino. sto facendo vedere a schermo adesso. Ah. E poi ovviamente ne sono usciti anche altri, l'ho fatto per Doraemon, no, Dragon Ball no, perché non ho usato niente. One Vabbè, per Piece. un di Pokémon, One Piece, sì. E, mentre adesso, no, Belli i e Pikachu poi, giganti. Sono no, bellissimi. io voglio vedere quella cosa, è È fantastica. troppo Sta bello. parata di tutti i Pikachu. Sì. E mentre poi mi sono spostato anche sulle lore, sulla storia che stava dietro le carte, perché ho visto un sacco di gente all'estero lo faceva, e in Italia invece ci fermavamo a fare o i soliti vlog o le solite deck profile, parliamo del meta, e quindi tanto per cambiare e per permettere alla community di avere anche altro. Faccio questo che fondamentalmente mi riesce meglio di stare lì, testare giorni un mazzo per poi farlo vedere online, che alla gente non frega niente. Cioè, fondamentalmente le persone guardano le deck profile fisiche, avendole fatte online, cioè o se guardano tipo mezzo secondo per vedere la lista o non te la guardano. È vero, questo è vero. Perché Fanno, infatti non. anch'io a Deck Profile comunque fanno 2 minuti di media di visualizzazione. È questa la realtà, perché scorrono da sotto, vedono tutto. Mentre E boh. questa tipologia di video che porto ti obbliga a guardarlo tutto e seguirlo completamente. Sì, Io tipo ho il quello. minutaggio, escludendo il fatto che sono video lunghi, ma i minutaggi più alti ce l'ho lì. Sto facendo vedere anche al pubblico che tra le ultime cose che hai portato c'è un video su Nibiru, l'origine Sì. di questa carta, la storia dei nobili cavaliere, le lore di Duel Terminal. Soprattutto mi è piaciuto veramente tanto quello di Abisso Bruciante, anche perché noi da italiani siamo molto legati alla Divina Commedia e a Dante. No, ma adesso stavo lavorando, poi l'ho buttato via il copione, ma lo riscriverò. È un progetto enorme sul, come si chiama? L'Ilieratica. Ieratico? Sì. Aspetta che entro riesco dalla chiamata, arrivo. Sento triste. Ok, dimmi, sugli Un ieratico? progetto sugli ieratici, ma è abissale. So intentato di farlo solo audio e far comparire le robe davanti, però non sarebbe la stessa cosa. Anche se mi toglierebbe un sacco di lavoro. Proprio per il motivo che dicevamo prima di metterci la faccia. Il problema è che anche la macchina fotografica mia, dopo mezz'ora, mi si surriscalda. Poi le ciuccia le batterie che ne. Vabbè, non mi messo volgare. Bravo, Però è una compatta e c'ha dei limiti. L'obiettivo mio sarebbe comprare una macchina fotografica, una videocamera più potente, qualcosa da in HD 4K che mi dura almeno 3 o 3-4 ore di registrazioni, perché tanto la gente vede 10-15 minuti di video, in realtà sono 3 ore di registrazione. Cioè, capito. non sono lavoretti, considerando poi che, come si chiama? Scrivere il copione e trovare tutte le informazioni porta via una settimana. Eh sì, sono dei lavori mostruosi i tuoi video, veramente. Li ho sempre apprezzati anche per questo. Diamo un occhio alla chat che avevamo tralasciato un Sì. attimo. Gatto dice che Drugo mi era scaduto molto dopo quello scandalo del fatto che avesse trastato nazionale sul suo risultato. È probabilmente quello di Quello che cui dicevamo prima. parlava Cappello prima. Gaming Tonight dice: in realtà la vecchia YouTube non prendeva questo come un mestiere, ma come un hobby. Sì, probabilmente. C'è anche questo aspetto in più adesso, il commerciale, cercare di salire, fare i numeri. Ma guarda che anche una volta si guadagnava, però non si è mai pensato che se potesse trasformare questo in un lavoro. Mentre se tu vedi come funziona Pokémon su YouTube, è diventato un lavoro in maniera molto concreta. Adesso non dico che noi ci andremo a lavorare con Yugi, però diciamo che è uno sprint in più. Sapere che comunque ci puoi guadagnare dei soldi, che puoi ottenere delle cose,
sicuramente ti dà una mano. Eh sì, per forza. È una spinta proprio Perché anche a livello emotivo, ti fa continuare, dice, beh, comunque ci guadagno anche qualcosina, magari. Non fai Perché nulla tanto di niente. se non ci avessi, cioè, per adesso io campo dei commenti, mi piace, perché questo è quello che mi danno. Però il fatto che ho lo sponsor che mi procura i box, poi adesso appena arrivo alle 4.000 ore guadagno anche qualcosina, mi sprona a fare più video, se no, cioè chi me lo fa fa 3 ore di registrazione, una settimana di scrittura e un'altra settimana di montaggio per niente. Sì, Cioè, giustamente. Nel bisogna essere frattempo concreti alla fine. ci dicono anche che Yu-Gi-Oh! Non morirà mai. Buono. Sì, Speriamo, speriamo. citando il video che avevo fatto, può essere. Poi, domanda, Drago Fusione Veleno Affamato ruba l'effetto e perde il suo? Non capisco se è una domanda troll o no. No. Non lo so, aspetta che entro e riesco dalla chiamata. Non mi ricordo onestamente. Ruba l'effetto? Sì, se ho capito quale dici. Perde il suo, che vuol dire? Perché una volta che l'ha rubato non ha più il suo, dici. Vabbè. Poi Burning Abyss, top. Quando farò Top, l'esame mi sa che l'ha visto ripasso. Matteo Lombardi, cioè sta Sì, prendendo. quando farò No, l'esame forse l'ho ripasso da lì. pure Poi commentato perché è un nome che mi ricordo. Epizzo97 dice che la lore dogmatica gliel'avevi promessa, quindi devi Allora, Epizzo, farla. guarda, devo fare dei video per quest'estate perché io luglio-agosto non starò a casa e quindi dovrò mettere dei video da parte. E dovrebbe uscire il video su. Spoilerissimi, ce li dici così, beh, Sì, attenzione. almeno Ah, così li firmo, sono vabbè. miei, basta. Ok. Il video su Dogmatica. Poi dovrebbe uscire il video sul. Mi sfuggono i nomi. Capsule Monsters, che sono, capito Bello. qual è? Sì, lo so, lo so. Però I spiegalo sette subito. episodi. Sì, Sono dimmi. tipo 7-10 episodi della prima serie che non trattano effettivamente di Yugi, ma trattano di un gioco alternativo, ma sempre con i mostri di Yugi. È la cosiddetta serie Poi ci. zero, No, 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 sono due cose differenti. no? Ah, un'altra Video sulla cosa. serie zero, Sì. che spiega alcune cose che nell'anime dopo non vengono spiegate. Ok. E poi, boh, qualcosa sulle Yu-Gi-Oh! E le Bandai. Cioè, che sono praticamente le prime carte di Yugi uscite. E poi boh, devono uscire 8 video. Dovrò trovare qualche idea. E tempo anche per realizzarli. E se vuoi, Andrea Caccia chiede se c'è una storia dietro ai Madolce, se vuoi fare un video su Mandiamo i Madolce. Madolce. Ma potrebbero. Sai, i Madolce, secondo me, per chi ha visto One Piece, è arrivato a. Come si chiama? Attenzione agli spoiler. Spoiler Guarda. alert. Perché è arrivato come si chiama? A Big Mom, che mette l'anima dentro tutte le cose, i dolci che li rende vivi. Stessa cosa, i dolci derivano da quelli. Torna tutto. Ovviamente. F dice che ha visto tutti i tuoi Oh. video e non sa che mazzo giocare. Io consiglio Abisso Bruciante, è bellissimo secondo No, ma io, che poi ha visto bruciante tutto da mazzo. No, tutto da pack, volevo dire. Perché le ristampe fanno un po' pena, pietà e compassione. Poi salutiamo intanto Matteo che va a fare il remote duel, recupera tutto dopo. Grazie, buona fortuna, in bocca al lupo. Ciao Matteo. Cosa pensate toccheranno di Drytron? Ma secondo me di Drytron diretto niente. Magari Ben 10 farà un po' la fine di Block Dragon, per rispondere Ah, boh. brevemente. Sì, no, io non ho pensato niente, quindi non so assolutamente Poi niente. Epizzo97, non so se si riferisce a te, chiede se puoi spiegare perché Yugi a top deck pesca Pot of Greed, mentre lui pesca sempre il gemello dell'Ipsy Frame. C'è qualcosa che non va. Ma secondo me perché non ci crede abbastanza. È vero, devi credere nel cuore delle carte, Pizzo 97. Tipo ad esempio, a me mi è capitato a un torneo Winna Box, ero Aspetta, io aspetta, aspetta che. contro Ok, sei ripartito, vabbè. sì, contro uno Shaddle che praticamente stavamo io avevo i maschi di Hero, lui Shaddle, avevamo sbagliato tutte e due mille cose. E alla fine lui eravamo ai turni, lui top deck BLS. Ok. Non male. Sì, ma attacca. Io vado sotto sotto tipo i left points inferiori e
Forse mi era rimasto uno Shadow Mist, no, tipo uno Shadow Mist sul terreno, tipo Top Deck o Rage Jack, una roba del genere, tipo ho una Mask Change e tipo vinco all'ultimo turno. Bellissimo. Sì. Bello lo sguardo nei tuoi occhi, ricordi indelebili. Lo so, non ho Poi sbustato niente con il Winabox. il nostro Ludi Gaming Tonight dice Capsule Monsters, o alternativamente quando la Konami non aveva fantasia copiava i nomi beta di Game Freak. Gianluca No. Camoni, ora che hanno rilasciato il Link Charmer Luce c'è possibilità anche di quello Dark, non vedo l'ora di vedere cosa succederà. Eh sì, meno male che si sono svegliati e sono accorti che mancavano quelli. Non ho capito perché nello Structure non ci fossero nemmeno quelle Charmer lì, però vabbè. Però cavolo, adesso che hanno fatto la Charmer Luce, non c'ha il suo token, come si chiama? Come ce l'hanno tutte le altre? Era un token dedicato, No, vero? Spiega. aspetta, esistono le Charmer Luce e Ombra? Sì, ci sono. Però non le hanno messe nello structure che è uscito di recente. Spera che esco, entro una Ah, ok. chiamata. Arrivo. Scusate ragazzi per i problemi tecnici. Buono, ora sono spariti entrambi. Ora ci sei tu, ora ci sono io. Ok. L'hai presi No, di ma structure tipo Charmer? anche l'onesto, l'onesto Onesto Dark. oscurità, quanto è bello. Bellissimo, finalmente, anni e anni di attesa, finalmente abbiamo anche l'Onesto Dark. Che poi fa la stessa cosa, mi sembra che ho letto, o mi sbaglio? Penso di sì, mi sembra di sì. L'ho guardato proprio velocemente, l'ho visto, ho detto, boh, l'Onesto farà quello. Penso di sì. Per i Dark è forte, ci sono tanti comunque mazzi Dark, sono sempre tra i più forti. Ci chiedono se Max C tornerà, vuoi sbilanciarti su Allora, questo, anche tu che sì, l'hai visto io credo di giocare, però. sì. Anche secondo me, prima È o poi. bellissimo. Secondo me sì, ci cioè sta, dai. Tanto è strapieno di entrap forti, quindi non è che sei obbligato per forza a giocare Max C. Vabbè, Max C c'ha il suo perché, però non ferma la combo fondamentalmente. Poi dipende, magari Max C spinge ancora di più verso dei mazzi control. Perché ad esempio Max C, se parti di primo, che parte primo e ce l'hai, va. No, volevo dire, se l'avversario parte prima, tu c'hai Max C, è un conto, ma se parti di secondo, può essere lui che ti cappa in quel turno. Sì, può anche essere, Cioè, a sto effettivamente. punto è meglio un Ogre, un Ash, un Veiler, un Nibiru. Poi ora Max C è molto più counterabile. Stiamo anche aspettando l'uscita di Crossout Designator, che è un'altra carta che dovrebbe andare a counterare Max C. Quando l'hanno Aspetta, bannato qual è? non c'era neanche Ash. Crossout Designator è come una Call by the Grave. L'attivo, una Ah. magia rapida, banno Max C dal mio mazzo e ti nego Ah, ho anche il tuo capito, Max C. capito. Poi c'è Cioè. Ash, Gamma. Beh, che gamma, difficile che te la facciano. Quindi, Tendono a considerando darsi. questo, facciamo così: adesso andiamo su TGC, compriamo tutti quelli Ultimate e tutti quelli Secret. Mi sa che è già tardi, sono saliti un sacco. Aspetta che esco e Quelli rientro. Ultimate stanno tipo a 120, 140. Vai a dare un'occhiata, mi sa anche di più. Esco e rientro e arrivo. Sono saliti veramente un botto. Quello luce pompa, quello dark spompa. Ah, ok, quindi ce l'abbiamo. Questa errata corrige da Gaming Tonight, grazie. Poi diventa attacco all'avversario, ok. Divino. Ok, abbiamo capito. Sul discorso di prima, secondo me merita guadagnarci se se ne ha la possibilità. Non si fa male a nessuno, si aprono in anteprima prodotti per l'utente, vero? Mi sentite ancora, raga? Perché cappello l'abbiamo perso completamente. Provo a uscire e rientrare. Marco. Ok, ora si vede. Ok, eccoci qua. Max C anche 250. Eh sì, effettivamente. Per quello secret l'ho visto, sta sui 40, quindi io ci sta. Ce n'ho due, ma sono rovinati. Uno l'ho dato Secret? via. Sì. Non male. Io ne ho solo Ho veduto. tre super e uno common e uno super in giapponese, però non c'entra nulla. È carino. L'avevo sbustato in Cina a bei tempi. Ok, ci sentite? Siamo di nuovo in onda, sì, c'è anche cappello. Allora, ci hanno fatto cioè, come si chiama? Ising ha scritto sul discorso di prima: secondo me merita guadagnarci se ne hai la possibilità, non fa male a nessuno e si aprono in anteprima prodotti per l'utente. Sì, quello è vero.
Giusto. Tante volte comunque aiuta anche l'utente l'apertura di un prodotto per capire magari il rateo delle carte, quanta roba esce, Sì. cosa c'è, Se comunque conviene, sì, se acqua. conviene prenderlo o meno. Abbiamo anche Luca di Gaming Tonight che è qui in chat, che tra l'altro spesso e volentieri fa dei video titolati Ne vale la pena, con il nome Quindi del prodotto, in cui andate spiega da le lui sue. invece che da Umba. Tra l'altro, Luca, fammi sapere in chat perché ti ho già addocchiato come prossimo ospite per una live. Settimana prossima forse c'è appunto Riccardo Liuzzi del Toxic Nerds Team. Poi però, se vuoi, anche tu, Luca, sei il benvenuto in questo nostro salottino. Allora, consiglio di giocare Divinità Egizia con Insetto Mangia Uomini come engine. Sì. Okran, ma tu hai vissuto in Cina, Giappone? Per un periodo, se sì, a livello di costo, com'è il gioco? Allora, io ho vissuto solo in Cina per 6 mesi, 5 mesi, 6 mesi. Davvero? Sì, perché sai che sono laureato in cinese, se ti ricordi, e Non sapevo. sono andato a Shanghai per un semestre a studiare. E in Giappone purtroppo non sono andato. Col senno di poi me ne pento un pochettino. Però Ah, non ci sei andato, comunque. cavolo, ho visto le foto su Instagram, pensavo fossi stato in No, Giappone. no, era la Cina, era la Cina. Beh, è uguale, sotto quel punto di vista. Poi, soprattutto il punto di Ah. vista di Yu-Gi-Oh! Anche uguale, perché in Cina non ci sono le carte di Yu-Gi se non quelle giapponesi, si usano quelle. Poi mi sembra che a Taiwan e Hong Kong invece hanno le carte cinesi. Ma difatti le carte cinesi sono rarissime, non si vedono. Hai mai visto una carta cinese di Yu-Gi? Sono tutte giapponesi. Pensavo la lingua fosse la stessa. Sì, è vero, agli occhi di chi non lo sa, cinese e giapponese sono uguali, però. In realtà sono molto diverse. Mi chiedevi, in termini di costi, è molto più basso in termini di costi perché le bustine lì hanno delle carte, come ad esempio è stato per Ash Blossom, eccetera, anche le staple, che nella stessa busta escono in due rarità diverse. Quindi la puoi trovare Secret, per esempio, se la vuoi Secret, però se tu sei un player normale, medio, la puoi trovare nello stesso pacchetto, magari anche Common. Mi ricordo anche Dragonic Diagram, che è stata Common. Totally Awesome, che è uscita rara. Cioè, lì hanno questa filosofia che secondo me è migliore sotto un certo punto di vista, perché permette a tutti di approcciarsi al gioco e di avere tutte le possibilità utilizzando le stesse carte di altre persone, anche se magari vuoi spendere meno. Ma quello che non capisco, cioè, anche da noi all'inizio si faceva, c'erano cioè delle carte, ad esempio io mi ricordo una carta del mondo oscuro che era sia come rara che tipo Ultimate. Sì. Ah, beh, sì, è Ma vero, quei pacchi in cui piuttosto... c'era sia Ultimate che Ghost, quelli là, dici? O ancora prima? No, è pacchetti vecchissimi. Ah. Beh, Non capisco lì non ho perché presente. c'è tutta questa differenza tra TGC o CG, cioè... Nel senso, ci sono. Oh, cioè, capisco che è il meta, ma cambiare anche le rarità non c'ha senso. Da noi che avevano levato le Ghost, le Ultimate, in Giappone ce sono ancora. Cioè, Beh, che adesso stanno un po' non ne tornando, capisco. le hanno solo riproposte in maniera diversa. Adesso ci hanno tolto le rare dai main set, ci mettono le ultimate negli OTS, le ghost nei pacchi speciali. Hanno tolto le rare. Sì, non ci sono più le rare adesso. C'è sempre una foil, sempre una super. E hanno anche aumentato il pool delle Ah. secret. È recente questa Sì, cosa. hanno aumentato il pool delle No, nel secret. senso che ci sono più Questo è quello che c'è secret. scritto sulla... Eh? Sono più secret, quindi Ah. si deprezzano. Però per avere il playset devi comprare più box. Perché ci sono più secret che ti possono uscire in totale. Geniale. Giusto. Giusto. Cioè, ci sarà nel set prossimo la secret che è la pot. Poi ci saranno 72 secret che fanno schifo al cazzo. E tu prendi quella che fa schifo al cazzo. Vedo che hai capito come funziona la loro strategia. Sì. Penso il motivo sia quello. Marketing ormai. Eh sì. Allora, Gianluca dice: di recente mi è venuta voglia di inserirmi nel più competitivo. Avete qualche consiglio da darmi sulla roba come canali, siti, eccetera, per capirlo e rimanere aggiornati su di esso? Sì, parleremo a breve anche maggiormente di questo e del rientrare appunto nel competitivo. Era uno degli argomenti che volevamo toccare. Tra l'altro, il titolo della live non l'ho più guardato, spero sia giusto perché l'ho cambiato tipo stamattina e poi non mi ricordo più. Boh, sì. mi sembra che avevo scritto tipo qualcosa competitivo e Yugi Mitologie. Yugi Mitologia. Sì. Ok. No, non hai fatto errori grammaticali per adesso, Ok. grazie. No, beh, quelli non li faccio quasi mai, per fortuna. E la Fare leggere i domanda libri che ho era. scritto al professore? È una schifezza? Abbastanza. Ok. La domanda era canali, siti per aggiornarsi. Allora,
Io mi vedo. Ok, mi ero frizzato un attimo. Canali per aggiornarsi. Sicuramente in Italia puoi seguire me, Cappello di Paglia, anche se non segue molto il meta, No, però è da seguire. Poi dai, c'è. effettivamente, secondo me i canali da seguire sono italiani, Umba, a Sponsorizzati. me mi sa tanto di persona che si può seguire se vuoi rifare fatta al competitivo. Luca, Gaming Tonight, che è in chat, quindi sì, potete Gaming cliccare sul suo Tonight, nome e lo trovate. Poi abbiamo Team Slayer Rosso con Filippo sì. Vettori. Praticamente se tu vai a vederti le mie ultime live del venerdì, troverai tutti gli ospiti e i canali di cui parliamo. Poi Riccardo Liuzzi del Toxic Nerds Team. Beh, Poi allora, Mario e fammi una Crocetto così, del guarda, puoi Armageddon. seguire tutti, escluso me, e te ne trovi il competitivo. Invece per quanto riguarda le internazionali, io seguo Farfa MST.tv, che è bravissimo, però dovete sapere l'inglese, raga, sennò è tesa. Team Samurai, che mi No, guardate dai, fate tanto. come me, non li seguite. Simo, Lithium, e boh, più o meno seguo questi qua. Poi Team Samurai segui anche. Sì. Lui comunque Ci fa spero un Deco po'. File costantemente, nuove uscite, anche lui sponsorizzato da Konami, quindi di No, ma roba fa roba figa. carina. Siti Ah, no, particolari aspetta, quando ho sì. detto. Dimmi, dimmi. Aspetta, che dovevano seguire tutti tranne me. Ho sbagliato. Devono seguire tutti tranne me e Ando Shori. Ora ricordiamo, ragazzi. Me l'aspettavo questo. Ci pensavo dopo. Ok. E come No, se no. siti, Se... boh, non so, siti non è che ce ne siano tanti. Se... Road of the King, Ita Ready for no. Duelist, Italian Italian Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Sì. No, poi Carloncio su Store. Instagram. Come si chiama su Instagram? Yu-Gi-Oh! News TGC. No, Yu-Gi-Oh! TGC TGC News. News, Dove fa vedere dove mette gli spoiler delle nuove uscite. sì. Però vabbè, in inglese, ma. Esiste Google Traduttore, raga. Poi ci chiedono opinione sul drago rosanera che ha sbustato Giovanni Pepe del Gravity. Una bella sbustata, è andata bene. Per chi non lo sapesse, ha sbustato nel Legendary Duelist un drago rosanera Miscut, simile alla mia pietra degli antichi, però ancora più tagliata verso destra. No, ma io ho visto che c'è ste miscatta che hanno valori allucinanti. Tipo c'è un amico mio che non sa quanto venderla, il sincro degli ignobili cavalieri, con il nome è sbaglio. Bellissimo. Ha detto che minimo minimo chiede 2-3K. Madonna. Non male. Tanto ste short print, cioè short print pesanti di carte rare, c'hanno sti prezzi. Tipo c'è un mago nero del Lob in prima edizione con sopra anche la stampa del teschio evocato, ho visto che Mamma mia. tipo era Quella. mint, chiedevano 32.000 euro. Vabbè, perché quelle sono anche due carte iconiche, poi dipende se sono foil, le condizioni ovviamente. Sì, ma ci sono un sacco dei Però sì, varianti poi. misprint e miscut, in generale il collezionismo Yugi sta aumentando veramente tanto. Io ci avevo, no, c'ho attualmente un Dend of Anubis con la scritta doppia. Me l'aveva chiesto uno all'ICS, mi ha detto quanto lo fai? Io non lo volevo dare, visto che ci stava tipo a 4 euro. Io ho detto guarda, lo faccio 20 euro. Però non so se darlo. Lui Buono. mi ha detto guarda, te lo pago 5 volte tanto. Gli hai dato No, non gliel'ho dato poi. perché ero con mia nonna, l'avevo sbustato insieme a lei, quindi me lo volevo tenere. Ah, ok. Poi è una bellissima carta, era mint in prima edizione. Dust, mi sembra. Bello, bello. Anch'io un po' di misprint, poi probabilmente il prossimo mese vi farò vedere il mio album segreto di Yugi. Farò un bel titolo clickbait, preparati. Ma Poi, oh, ho visto dimmi, dimmi. che sul gruppo stai vendendo tutte le. Come si chiama? Tutte le carte da Anniversary Pack Sì, lay up. in giapponese. Sì. Qua, te lo volevo comprare poi quando è scritto 100 euro, mi sono tirato un po' indietro. Vabbè, un buon prezzo, comunque. No, 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 il prezzo era buono, ma c'avevo altre robe da acquistare. Ah, ok. Vabbè, comunque sono lì. Se
se deciderò di darle via effettivamente. Spero che entro e riesco dalla chiamata che abbiamo perso. Nel frattempo passa l'ambulanza qua. Non so come mai Discord sta facendo questi problemi. Eccolo. Ne approfitta per ballare. Sì, tanto per farci un intermezzo La pubblicitario. pubblicità. Allora, vediamo in chat. Abbiamo Gaming Tonight che dice che è disponibile. Ok, grazie mille. Sicuramente faremo una live a febbraio. Allora, per Faremo me ci grande. sta. Quanti optano per il ritorno cattivissimo di Masterpiece a 3 contro Draco Full Power? Opinioni, Martin Ma secondo me Mazzara. tu, io sono dell'idea che tutto può tornare a 3. Famo il bordello. Anche secondo me quasi tutto può tornare. Abbiamo visto comunque che qualsiasi carta torna. Super Poli si diceva non potrà mai tornare. Monster Reborn non potrà mai tornare. Cioè, alla No, ma ci fine sono le ruota tutto. carte che le vedi che sono fondamentalmente troppo forti. Che so, ad esempio, Shockmaster. la Pod of. No, Shockmaster deve tornare. Io credo in quella carta. Vabbè, comunque lo puoi negare in qualche modo. Pot of Greed non può No, tornare. Pot of Greed non può tornare, come non può tornare, ad esempio, Drago della Vittoria. Cioè, fondamentalmente, chi è che lo giocherebbe? Però diciamo che c'ha quell'effetto un pelo troppo particolare. Sì. Che poi, se hai visto il meme, tu quando sta per attaccare concedi, Concedi e poi è risolto. non hai perso. È per quello che l'hanno bannato, perché rompeva la meccanica di gioco, cioè costringeva l'avversario a concedere. Quindi Masterpiece a Se no. 3, boh, a me non piacerebbe, onestamente, però prima o poi Ma tornerà, magari segano qualcos'altro, segano Diagram. no, se pensi ogni tipo ogni anno diciamo no, quanto è forte sto mazzo, non può tornare. Lo bannano 2 anni dopo, torna tutto a 3 e vedi che fa schifo. Perché la meccanica fondamentalmente è cambiata. Quando era uscito alla nera sembrava impossibile, adesso c'ha 7800 supporti e fa schifo. La molla fortissimo, cavolo, Zen-Mines, mamma mia, cioè incredibile. Adesso c'è gente che non sa neanche che mazzo è. God Control, cavolo, sì, c'ha carte che spaccano il culo. Il Ched è a 3, nessuno se lo, no, il Ched non si poteva giocare. BLS è a 3, nessuno se lo incula. Come si chiama? Il capro espiatorio è uno però adesso, hai visto? Ah, vabbè, scusa. Vabbè, ma non è quello il motivo. Sì, comunque è vero, No, cioè, c'è il power creep, a volte magari passano anche solo semplicemente di moda, quindi uno non lo vuole più giocare perché è outdated. ma tipo io mi ricordo quando hanno rimesso Snatch Still a 1, è stata la cosa più bella del mondo. Cioè, le partite erano divertentissime. Erano state incredibili le cose che si potevano fare. Sì, è vero. Spero che entro riesco perché ci abbiamo perso di nuovo. Purtroppo Io cambierei computer, stasera va così, ragazzi. Ma non so quale sia il problema. Non credo sia un problema di computer, onestamente. Boh, comunque, tutte le volte che rientro funziona di nuovo. Funziona bene per qualche minuto. Poi vediamo sempre in chat che la stiamo trascurando. Arriviamo, raga. Allora, sì. c'erano vecchie che erano sia rare che ultimate. Luca Andrazza conferma la tua teoria di prima. Phantom Rage, 9 box, manca una Starlight. Mi spiace. Purtroppo succede. E Phantom Rage sì che era bella come espansione. Sì. YouTuber basato e red pillato, cosa vuol dire? Non ho capito. Casino R. Farfa e Sì, che ha Pedimeli. scritto? Basato e red pillato. YouTuber preferito, Tuberanza. Allora, bisogna raccontare quello che fa Tuberanza. Secondo me merita cioè, facciamo degenerare la live. Parliamo di Tuberanza. Allora, Aspetta, che c'è stato un non periodo. ti si vede di nuovo. Aspetta, voglio che ti si veda Peccato. perché sembra un momento interessante. Arrivo. Discorsetto su sta gente grossa che torna a giocare Yugi tipo Mangaka, Dlarz e Fieric. È perché sono sponsorizzati da Konami. C'ho il numero di telefono Sì, se vuoi. Dimmi raga, i tutti soldi muovono il mondo, fidatevi, e tre. Vabbè. l'ho imparato nel corso degli anni. Dicevi prima cosa volevi dire? Allora, parliamo di Tuberanza. Sì. Tuberanza, diciamo che nel corso degli anni ha avuto degli alti e bassi. Io volevo dissarlo in un video quando ha iniziato a sparare le prime cazzate, ma ho detto: no, guarda, se prendo il treno e arrivo a casa sua in un'ora, non lo dissiamo, che può essere che diventiamo amici.
Non è successo, peccato. Collaborava con Konami, quindi può essere, mi infiltravo. Ne Però pensi di Titan a diciamo, 3? Minchia, che domande. Dimmi, scusa. allora, c'è stato un video che disse che Uria era Slifer. E già qua potrebbe essere un problema. Potrebbe, vabbè, più o meno. Io però non sono sicuro, forse, sai, ho giocato negli ultimi 15 anni, ho giocato a Yugi, però questa cosa mi mancava. Poi non lo so, c'era Luca, aveva detto una cosa sul Cyber Drago, ma non me la ricordo. Ora si sparge il sale. Tuberanza lo seguo, ma tante volte mi sale l'odio, dice Andrea Caccia. Io cambierei YouTuber. Così per dire, ce n'è tanti. Facci un po' lei. Segui, io Sì. consiglio tanto di seguire anche quelli internazionali, senza nulla togliere a quelli italiani, anzi seguiteli, supportateli. Ce ne sono veramente tanti, sono più di quelli che immaginiamo. A volte trovo canali a caso, dico, ah, vabbè, carino. Magari hanno pochi No, 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 iscritti, ma però piano piano. ognuno c'ha il suo, eh. Ah, sì. Buonasera Donatello. E poi Gianluca ci dice Painful Choice a 3. Tosta. Nella prossima ban insieme a Snake Rain per pompare il nuovo archetipo se si rivela rettile. Snake Rain era già salita perché si pensava che i Mutant fossero rettili o sbaglio, o un altro archetipo. Era salita un botto. Cyberdrago ha l'effetto di essere il drago bianco Ah, occhiuto. Dice ovviamente, Donatello. raga, non vedete la somiglianza tra i due archetipi, tra i due mostri? Molto simile. Sì. Effettivamente. Ah, visto che siamo quante persone? 22 Siamo persone, 22, sì. fammi di sta cosa. Sì. Fammi di sta cosa. Ho visto sul gruppo di Yu-Gi-Oh! Italia che dicono che The Dark Side of Dimension è bello. E un sacco di gente confermava sta cosa. Se c'è qualcuno che pensa che questo cartone sia bello, datevi fuoco. Che Fateci fa sapere se l'avete schifo. visto, raga. Fateci sapere nei commenti qui sotto. Hai fatto un video a Sì, riguardo, no? Sugli errori. Me sì, sì. lo ricordo, me lo ricordo. L'ho visto un Sì, paio di ma ho volte. preso un sacco di insulti. Perché dicono che sia il continuo del manga. Ok, c'ha senso. Ma se tu mi fai tutta la serie animata in un modo, non mi puoi dire che l'ultimo film è il continuo del manga, perché se no c'hai la madre puttana. Con le parolacce si sale a 23, attenzione, vabbè, continua, Sì, sta andando video, no, male. abbiamo perso due persone perché quelli gli piace The Dark Side of Dimension. Tuberanza, stay over. Dice Io Efigo. voglio un video di tuberanza con Anto Show. Sarebbe il massimo. Sì. Andrea ci dice, scusate, mi hanno sempre sconsigliato di Tra canali seguire Team morenti Samurai. bisogna supportarsi. Vabbè. Mi hanno sconsigliato di seguire Team Samurai. È vero, e lo ammetto anche io, che Team Samurai fino a 2-3 anni fa era tante urla e poco contenuto, però è migliorato anche come giocatore. E ha fatto delle top, ora porta dei contenuti più seri, fa sempre clickbait, fa sempre un po' il deficiente, ma ci sta. E No, ma continua a guadagnare su quello, quindi. più che come si chiama, un vero e proprio player competitivo che ti parla del meta, come può essere Simo, lui è un po' più casereccio, ti fa le opening, ti fa il video dove spende 1.000 euro al Duel Terminal, che l'ho visti, io sono morto, cioè, a me piace un sacco questi video, sono una persona orribile, però mi piace queste È cose. il suo video con più visual, se non erro. È un bot. Sì, forse. Cioè, secondo me su YouTube puoi fare tutto, basta che lo fai in maniera competente. Sì. Antoshow non lo fa. Sto odio verso AntoShow stasera. No. Boh, oggi mi sono svegliato cattivo e me la devo prendere con qualcuno. Ok. E Pizzo 97, ma la Konami continua a buttare fuori esclusive TCG che fan pietà, vorrei sentire la vostra. Effettivamente ha deluso ultimamente. Abbiamo avuto però Spiral, Danger, poi abbiamo cominciato a scendere con Plunder Patrol, e ora cosa c'è? War Rock, che effettivamente No, non so. War Rock mi piace, come... cioè adesso non so come gira il mazzo, però mi piace come carte. Ah, come disegni, magari sì. No, ma tipo, io mi chiedo,
perché in OCG fa uscì le Prismatic God Box, sono spettacolari, che sono la cosa più bella del mondo, e da noi ci fai uscire con le Legendary Duelist Season 2. Cioè, io spero che arrivino quei prodotti, ma tendenzialmente non succede, no, purtroppo. Non succede. Io li volevo comprare per fare, sai, un opening figo, l'unico in Italia a averlo fatto. Però, cavolo, mi costa 100 euro a box. Ammazza. No, forse anche qualcosa di più. Però, ad esempio, le tre divinità che stanno dentro valgono 90 euro l'uno. Soprattutto, cioè, qui in Italia e in territorio di CG sicuramente varranno sempre di più, soprattutto se non le porteranno mai qua. Ma io perché ho visto su eBay i prezzi a quelli. Sì. Non te le vendono di meno. È veramente, veramente figo. Considerando quanto costa il box. Per chi non lo sapesse, sono tre box che sono usciti solo in Asia, in cui ci sono le tre divinità, una per box. I box sono anche colorati di rosso, blu e giallo per le tre divinità. All'interno ci sono dei pacchetti con le rarità, con le Millennium Prismatic Rare, penso sia quello il nome, però è una rarità, sì, tipo il Dual Terminal con i geroglifici sopra. Poi ci sono dei pacchetti da aprire, c'è sempre la promo con la divinità, e oltre a questo, come se non bastasse, c'è anche il pezzo di plastica, con tipo quelli, per tenerli. Sì, per tipo quelli che vi danno se andate a gradare le carte, PSA, eccetera, in cui puoi mettere la divinità e tenerla nella plastica e metterla per esposizione, cioè. E poi ci sono anche le sleeves colorate a tema antico Egitto. Sono veramente spettacolari quei box. Anch'io quando li ho visti ho detto mizzica. Il problema è che tu qualcosa guadagni, ce le puoi spendere. Io no. Vabbè, parli col canale o con le ripetizioni? Cavolo, pure le ripetizioni fai. Pure. Cioè, guadagni due volte. Io questo guadagno siendo boh, 3 euro a settimana con TGC. Vabbè, buono. Io col canale guadagno sui 15 euro al mese. Non siamo tutti, Luca, che fa 300 visual a video e li fa tutti i giorni. È vero, Gaming Tonight. Dovrei cacciare più video pure io. Casino R dice che è un film decente per lui. Donatello dice fortunatamente non l'ho mai visto. Gattu, secondo me, non tutte le carte potrebbero essere rimesse a 3. Esempio Dragon Ruler. Farebbero ancora macelli, sì, sicuramente. Mi ricollego a prima che gli chiedevano Tidal a 3, sì. non lo vedo molto probabile. Ma più che mettere Tidal a 3, metti tutti i draghi grossi a 1. Potrebbe provare. Perché quando ci stavano, la cosa più forte che era uscita fuori era Lightsworm Ruler, che era fighissimo. Cioè, Lightsworm Ruler adesso non è che ti fa niente. Ovviamente non so come li giocherebbero, in che modo cattivo. Però Bocco i Dragoniti nuovi? Sì, finché non seguono la roba Dragon Link e Dragoniti, la vedo tesa. Esco e rientro la chiamata e arrivo. Sì, sì. Poi dicono che a livello di animazione è bello, anche Gaming Tonight dice che lo stile grafico del film era carino. Più che altro... Chi l'ha detto? Aspetta che lo blocco, Gaming Tonight, Luca. Allora vado a bloccare subito. Anzi, apro WhatsApp, no, a cortare uno stento. Più che altro fa un casino con la fine dell'anime e le motivazioni di Kaiba diventano what the fuck. Sì, cioè, nell'ultimo episodio si vede proprio che Kaiba dice è Yugi il vero re dei giochi. Cioè, conferma che ormai lui non può più competere con lui e ha capito che, cioè, Yugi sarà sempre più forte. E questo qui è lui che vuole ricombattere col faraone. C'ha poche motivazioni. Gli effetti delle carte non vengono spiegate. E finale a buffo, pesca una carta, compare un mostro, vince. Cioè, va bene. Sì, grazie della spiegazione. Cioè, io qui per realizzare quel video degli errori logici ho dovuto guardare le carte che si vedevano, capire che carta fosse e perché è successo così. Sì. Ho rivisto il film, penso, boh, 30 volte, non ne potevo assolutamente più. Poi in chat abbiamo del dissing a Team Samurai per lo sniffing delle carte e non mi piace perché ogni profile che fa dice che è tier 0. Sì, quello che, a cui mi riferivo, il fatto che sono tanto, 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 tanto clickbait, purtroppo. Però la qualità è aumentata. Però il clickbait lo fa e dà fastidio, effettivamente. Già, no, ma siete, tirateli dietro un Nibiru ad Anto. Avercelo Nibiru, non c'è neanche uno.
Ah, Luca dici l'album con tutti i numeri? Complete File Collection, quello lo vorrei tantissimo anche. Quello l'hai visto, Cappello? Cosa? Deve uscire un album, sempre in OCG, già fatto, un album di carte di Yu-Gi-Oh! In cui ci sono tutti i numeri, tutti gli Xyz Tipo numeri. stampate comuni, tipo. Non lo so, non mi No, perché ricordo. non può, Spero non può fuori. essere full rarity perché ce n'è qualche carta da ICS numero, quindi. No, vabbè, full rarity no, però penso saranno tutte foglie uguali. Però è Guarda, bello, se almeno ti compri fossero la tutte collezione. secret, quasi un pensiero ci si può fare. Speriamo che esce quando ho ripreso i soldi del drago bianco. Speriamo che arrivi. Sì. Warrock mi piace, basta clippatelo per gli storici. Sempre se non se lo tira da solo il Nibiru Auto Show, ok? Venderesti anche la mamma per quei mox OCG? Probabile. Un problema del gioco, a mio parere, è la scarsa qualità e qualità delle release. Da noi alcuni prodotti non escono, a volte dobbiamo aspettare anni per carte che volevano di più in passato. Sì, abbiamo visto anche Needle Fiber, anche detto Alky Fibrax. Io avevo comprato un sacco di tuner sincro forti per prepararmi all'Alky Fibrax, poi è arrivato in ritardo di 2 anni. Hanno ristampato Davvero? tutto. Sì, Era avevo già uscito 2 anni? comprato un anno e mezzo, mi sembra. Fatemi sapere anche nei commenti sotto, correggetemi. L'hanno annunciato tanto tempo prima. Io a volte mi Ma preparo. guarda, ma a me sembra che ultimamente stanno. Cioè, le uscite OCG con quelle TGC è sempre di meno il tempo. Sì, io spero e credo che si stiano muovendo verso un'unificazione molto lentamente. Anche le banned piano piano hanno sempre più dei motivi in comune. Però ci vuorrà tempo sicuramente. Io non capisco perché quando era nel 2010, no, prima 2007, che c'è stata la divisione delle banned. E io non giocavo a quell'epoca. Però No, io mi comunque. ricordo, era d'estate, era uscita una banned, si credesse fosse quella TGC, e tipo c'era Trishula che era stata sbandita, che il prezzo era schizzato alle stelle. Io ce l'avevo abbastanza rovinata. C'era un nostro amico che la voleva, porca miseria, È volato il il gatto si è gatto. buttato. Bellissimo. Da dove è volato, scusa? Da per terra è saltato, c'è pure una zampa sola. Ah, E, ok. ho detto dai, gliel'ho data, cioè me l'ha valutata tantissimo, ho preso un sacco di roba. Il giorno dopo uscì la banned TGC, quella ufficiale, Trishula era rimasto bannato e tipo Plus. ho visto quelli Trish, quel valore Trishula calare tipo sottoterra. Buono, buono. Forse si ricorderà di questi episodi anche Riccardo Paino, che salutiamo, che è arrivato adesso in chat. Buonasera, grazie per essere qui. Ciao Riccardo. Un altro tra gli abbonati al canale. Siamo in quattro adesso. Vi ringrazio, ragazzi, per esservi abbonati. Se volete sostenere il canale, abbonatevi, oppure potete fare delle donazioni su PayPal. E ovviamente iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, sia al mio canale che al canale di Cappello di Paglia. Oh, aspetta una cosa. Qua c'è un problema. Siamo 18 spettatori, 10 like. Ragà, c'avete il braccetto un po' corto. È vero, quello è Allora, vero. io lo metto. Siamo già a Ragazzi. 11, 12, dai. Dai, dobbiamo arrivare a 17. Almeno. 13. Aspetta che esco e rientro. Nel frattempo voi fate aumentare il counter. Effettivamente c'è un feedback che manca ogni tanto a livello di like, di commenti. Noto che ci sono video con tante visual, ma pochi commenti in proporzione, purtroppo. È questo il problema. È che le persone, cioè il like te lo mettono anche, ma può essere la condivisione così. Oh, Vai tranquillo. ti giuro, ce l'ho pieno di buchi. Fra un po' le miniature non verranno più. Perché Marco e mossi Altergeist? Comunque Fiber è uscito Che nel Building cavolo Frames Pack. vuoi? Che mi stai sfasciando il green screen? Sì, sono passati 2 anni praticamente, un anno e mezzo. Quanto è? 15 Porca. like, Dai. Riccardo e Andrea flexano tutte le sticker. L'emoticon. Oh, bravi. Bello, bello. Che bello il gatto, lo sto vedendo in differita, non l'avevo visto in live, ma lo sto vedendo Ah, ok. adesso nel video, bellissimo. Sì, no, no, mi voleva massacrare la faccia. Si nasconde dietro. Solo oggi, mai fatto in vita sua. Allora, poi volevo parlare con te ancora dell'ultimo argomento che abbiamo segnato qua, ovvero difficoltà di tornare nel competitivo dopo uno stop, che è un argomento che potrebbe anche interessare ad alcuni dei
dei ragazzi che sono in live in questo momento, lo so per certo, magari anche a Riccardo Ferrier, che dovrebbe tornare a giocare, che è passato a Dragon Ball. Bastardo. No, no, allora, no. È uno che viene, gioca da te, oppure te l'ha detto? Sì, è uno che è un mio grande amico che giocava da me, adesso gioca a Dragon Ball competitivo. Allora, Dragon Ball non ha futuro. Allora, bella, Ricky. Siamo sinceri con noi stessi. La saga del Dragon Ball è finita. C'è Dragon Ball Hero che ti mette sempre il personaggino nuovo, ok. Ma non è come Pokémon che ogni 2 anni ti fa l'espansione nuova, il gioco nuovo con i Pokémon nuovi. Non puoi creare personaggi a buffo che non mai entrati in storia, mai, cioè... Vabbè, super, il manga sta andando avanti. L'anime è sì, 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 sì. No, ma Toriyama c'ha anche un'età, cioè può morire anche lui, Mentre se che Kazuki bello. Takashi muore, diciamo che la ditta rimane in mano ai figli, ai nipoti, e ci avranno un grafico che si inventa le carte. Tra l'altro sia Takahashi che Toriyama non si fanno vedere entrambi, vero? Non si fanno mai vedere. Entrambe non mi avevo mai notato questa cosa che hanno in comune. Ma guarda, io te ci sei stato al mondiale che c'è stato a Rimini? No, purtroppo no. Io ci sono stato, non mi ricordo, forse era il 2014? Può essere. Sì. E c'è, salì Kazuki Takashi sul palco. Però non si potevano fare foto a lui. Se tu cerchi su internet, c'è una sola foto. Lo so, per quello... Anche di Toriyama non se ne vedono più. Non si fanno vedere. Vabbè che sappiamo che in Asia hanno questa cultura, il pudore... Come no, se ma si può vergognare un po', non lo so. Boh. Toriyama c'ha... come si chiama? Fammi levare il cappello che veramente sto morendo dal caldo. Avete capito che lui è cappello di paglia, cioè ce l'ha spesso. Sì, grazie. Ormai lo sanno. Toriyama ad esempio ce l'ha degli sketch di Goku, così li trovi anche su eBay. Di Toriyama non esiste una carta autografata. Di Takashi? Sì, di Kazuki Takashi non esiste una carta autografata. E questo non capisco perché. Oppure qualche disegno suo realizzato, cioè c'è sul suo Instagram che c'è qualcosa ogni tanto carica, però escluso quello non c'è niente. Non sapevo avesse un tipo account Instagram. Eh? Tu sei informatissimo sui social. Sì, no, io seguo a chiunque. Okay. Però per dire, qualche sketch lo fa. Tipo io The Pokémon ho visto tipo Charizard set base autografati da... Il disegnatore, come si chiama? Non me lo ricordo. Qua non ti posso aiutare. Non so. Mentre per Yugi non c'è niente di tutto questo. Purtroppo è un peccato, veramente un peccato. Però abbiamo i doppiatori. Intanto a Londra c'erano i doppiatori. Sì, però sì, guarda, io avrei... a beccarli. Sì, il problema è che sono i doppiatori inglesi. Cioè, sì. Guarda, io prima o poi... chiederò al doppiatore di Yugi di venire a fare una live. Ci sta. Tra l'altro lo conoscono Morandini di King of Games Udine, penso. Ah, li conoscono? Penso proprio di sì. Perché cioè, lo conosco. Gli fa il voice over per il trailer del canale. Mi sembra che hanno fatto anche... È andato anche Giorgio Vanni in live a King of Games Udine. Cazzo? Sono grossi. Spero che esco e rientro che sei sparito di nuovo. Sì, sì. Scusate, raga. Oh, Luca, non lo so. Cos'è che non sai? No, ha scritto... Forse non si fa fotografare, non si fa... Non fa autografi perché è un timidone. Ah, beh, può essere. Nel senso di 2 anni non ho ancora capito in quale periodo temporale è ambientato Super, se prima o dopo Z. È verso la fine di Z, ma prima della fine di Z, dopo Majin Buu. Praticamente Z finisce con sconfiggono Majin Buu e poi c'è un torneo di arti marziali in cui c'è Ub. È super ambientato tra la morte di Majin Buu e il torneo di arti marziali di Ub. Ma boh, io non lo so, io lì mi sono fatto tutto un pensiero strano su tipo una linea temporale alternativa.
Poi lo che secondo me rivelerò c'ha alla più. fine. Sarebbe figo, anch'io ci ho pensato ogni tanto a sta roba. Perché secondo me c'ha più senso rispetto a come se l'hanno girata loro. Non lo so. Vabbè, magari riscriveranno. In tanti si chiedono se riscriveranno il finale di Z o se lo rifaranno uguale, perché effettivamente non. Cioè, nel finale di Z non è che vediamo Goku che dice: "Wow, sono Super Saiyan 3 e questa è la forma più forte che conosco." Lo vediamo in abiti normali. Quindi non sappiamo. Idea per il video di mitologia: la leggenda del gatto che saltava durante le live. Ma è il gatto da soccorso? Guarda. Viva i Pokémon! Scusate per chi segue Pokémon, ma ironia. C'è il Dragonato di Ra firmato da lui nei Megati in 2019, anche Obelisk e Slifer. Sì, quello è vero, però sono firmate per finta, diciamo. Aspetta che entro e riesco. Sono firmate. Sì, ce ne sono anche altre, anche quelle della serie Yap Boh, non l'ho mai vista di allora. cui parlavamo prima. Quelle anche sono firmate. Poi ci sono. Sì, quelle lì. Quelle là che volevi comprare da me, quelle sono tutte firmate da lui. Ah, sì, è vero. Quelle sono tutti artwork suoi. Sì. Difatti c'è anche la carta del suo cane. Shiba Warrior Taro, quello Ah, lì è ok, il cane sì. di Kazuki Takahashi. Lo sapevi questo? No. Devi metterlo in un tuo Ma. video questo. Dobbiamo fare un video di curiosità, poi io e te, come quello che avevi fatto con. Chi è che l'hai fatto con Matte? No, l'ho fatto con. Sì, l'ho fatto con Mattek. Poi anche con Anzu l'ho fatto. È vero, anche Anzu. Ti stiamo perdendo a raffica, vabbè, ti teniamo un po' con lo schermo nero, sennò entriamo e usciamo di continuo. Autografate, boh, timidino. Parliamo dell'ultima cosa, poi rispondiamo alle domande e cazzeggiamo. Sì, poi possiamo anche andare in chiusura per me, stiamo andando avanti da oltre un'ora in realtà, abbiamo superato già Ah, l'ora. io sto tranquillissimo, non c'è niente da fare. Ah, ok. Esistono carte originariamente solo da Jump con le artwork fatte e firmate proprio da Kazuki Takahashi, tipo le divinità egizie. Pensieri su TCG di Digimon? Stavo pensando se comprarmi i tre Structure, ma per tenerli sigillati, perché secondo me è ancora più di Dragon Ball. Cioè, ancora meno di Dragon Ball, a meno futuro questo gioco, ma è carino. Io no, infatti mi sono sempre chiesto chi era quella carta con lo Shiba. Eh sì, quello lì in realtà è il cane di Kazuki Takahashi, l'ha raffigurato in una carta. Un gioco di carte, My Hero Academia, opinione. Esiste un gioco di carte di My Hero Academia. Stai trollando, Ma vero Andrea? allora, siamo in quel periodo in cui proprio i giochi di carte non vanno. E facciamo Adesso uscire un gioco di stiamo carte su Digimon. scendendo. Boh, che ne sai, forse appena moriranno tutti i millennial, torneranno i giochi di carte. Se muoiono per Covid perché fanno assembramenti. Sì, guarda, lascia stare. Prova a Peccato fare togli i che emetti non della posso essere webcam. scorretto su internet, se no cazzo, quante ne tiravo. Prova a togliere e mettere la webcam. Cioè, fai disattiva attiva. No, niente, è Meglio? problema mio. No, aspetta, esco di nuovo e rientro. Raga, Ok. fate domande scorrette nei Ci sei, ci sei. poi andiamo dopo. Allora, l'ultimo punto dicevamo appunto, tornare nel competitivo dopo un lungo Allora, stop. tornare in competitivo dopo un lungo stop è praticamente impossibile se non te vuoi se non te ci metti l'impegno, no, è così. Almeno io perché la vedo dalla parte mia, io tempo non ce l'ho, c'ho una ragazza, c'ho da realizzare i video che non comprendendo un competitivo, cioè non testo, i giochi di mitologia non mi obbligano a testare e quindi sono praticamente fuori dal meta. Se non, come si chiama? Se non testassi qualche volta per vedere com'è, cosa gira e le nuove uscite, io sarei totalmente estraneo al gioco fisico. Quello che mi dà vantaggio, però, è che seguendo pagine Instagram che portano le uscite e interessandomi alla fine, quando ho poco tempo di testare quello che mi piace, alla fine so cosa gira e se vado a un torneo non faccio piena pietà e compassione. Per te Però qual è l'aspetto più complicato? Cos'è che rende più difficile? Oltre all'assenza di tempo, o è solo un motivo di tempo? no, io penso che sia una questione di tempo. Cioè, esistono i simulatori, puoi testare tranquillamente da casa. Però
se c'hai, c'è Edo Pro che per le carte vecchie, nel senso basta che sono uscite tipo 4-5 mesi fa, c'è la traduzione in italiano. Puoi testare le mani senza avere una persona fisica, una persona online, sì, che te chiude la partita. Cioè, alla fine, se vuoi testare un mazzo, lo fai. È una questione di voglia. Non c'è altri modi. Nel competitivo, se c'è tempo, ci rientri. Hai visto anche un'evoluzione in termini di complicazioni, cioè è sempre più difficile il gioco o più o meno lo vedi sempre uguale? Il gioco è stato sempre complicato. I mazzi del meta c'avevano effetti lunghi almeno 2 pagine e mezzo che non entrano neanche nella carta. Dragon Ruler, cioè hanno finito di scrivere l'effetto sul banco da lavoro. Per me stessa cosa. Gaming Tonight dice che noi siamo intrattenitori youtuber, quindi non siamo tenuti a testare. Vabbè, io cercavo anche di testare, poi da quando c'è stato il Covid ho smesso praticamente. Senza eventi in real non mi viene voglia, onestamente. No, io tipo quando vado a un evento grosso impazzisco. Lì proprio... È vero, lo vedo anche dai tuoi video, dai vlog. Si vede che... No. Vieni... Sì, vado da quello, scambio, compro, vendo. Sì. Vabbè, ci sta, è bello anche quello. C'è stato anni che sono andato una volta in fumetteria, ma appena c'era l'ICS ero lì, pronto, dentro. E secondo me tipo l'ICS vale più di tutto. Sono andato lì, ho beccato a Memoli, quello che è arrivato secondo, terzo al mondiale, non mi ricordo. E io ho detto, ma mi sembra di conoscere, ce ne faccio familiare, forse... Ho fatto qualche top, vado su Wikia, top 4 all'ICS, top 4 al mondiale. Non male. Sì. Aspetta, esco e rientro. È un'esperienza sempre bella. Anche io mi ricordo il mio primo YCS, è stato spettacolare. No. Ne parlavo con Andrea che è in chat, che è un'esperienza assolutamente da fare, secondo me. È proprio sì. Bella a livello emozionale, ma è anche formativa sotto certi punti di vista. Guarda che poi ti ritrovi sempre a star contatto con stranieri, ti ritrovi in un posto dove non sei mai stato, quindi te la devi gestire te. E... Cioè, io mi sento un'altra persona. Mi ha cambiato la vita, poi sì. Sì, no. Devo ammettere che penso tra le cose più belle che ho fatto in vita mia. Sembra stupido, è un gioco di carte, così. No, ragazzi. Sì, poi se è la tua passione, è normale che sia. Sì, sì. Io ho un bellissimo ricordo di Londra. Rimarrà tanto per sempre nel mio cuore. È come Milano, cioè trovi 20 italiani, 750 tedeschi, 1200 inglesi, cioè la media è questa. Più o meno sì, sempre così. Anche Omega Yu-Gi-Oh! Come piattaforma è ottima, sì, è una nuova piattaforma che è appena uscita. Voi non l'ho ancora mai usata. Ma... Potrebbe scalzare tutte le precedenti perché è veramente forte, secondo me. C'ha le carte in italiano? Non lo so, no, non credo. La cosa bella degli eventi grossi non è il torneo in sé, mentre leggo esco e rientro. Sì. Non è il torneo... Aspetta, ho perso il punto. Ok. Non è il torneo in sé, ma l'evento. Il YCS di Milano sembrava una piccola fiera tipo Lucca Comics. Ovviamente con i paragoni del caso. Tengo a ringraziarvi voi intrattenitori perché informate che vuole iniziare a fare competitivo. Quest'anno devo fare regionali qua a Bergamo, poi me lo sono visto annullare. Purtroppo è successo a tutti. Raga, tanto è sempre meglio sta a casa adesso, perché più ci stiamo, prima ne usciamo e prima torniamo a giocare a Yugi. Sì, quello è vero. In fumetteria ci chiudiamo in un'altra stanza. Andrea Caccia dice che ce le ha le carte in italiano Yu-Gi-Oh! Omega. Attenzione. Davvero? Perfetto. Oh, mamma mia. Allora lo scarico. Sì. No, aspetta, se scarica oppure online come DN? No, lo scarichi come EdoPro. Cioè, sempre Discord, eccetera. Io ho scaricato l'ex e poi non andava perché ancora in beta, c'erano i server down e poi non ho più avuto tempo. Allora, finché non ce n'è una versione ufficiale. Vabbè, comunque la beta
dà già degli ottimi spunti. Ci sono tante cose, collegamento con i siti che ti danno anche, ad esempio, il prezzo delle carte, poi puoi sbloccare le rarità, ci sono di nuovo le ranked, come c'erano nel primo Yu-Gi-Oh! Pro. È carino. Cavolo, figo. No, sai, c'è cioè il primo Yu-Gi-Oh! Pro, de bello c'aveva che potevi utilizzare pure le carte dell'anime. Ma anche nel 2 Pro ci sono, mi sembra. Le No, l'hanno tolte. devi. C'è un tick in alto che le puoi rimettere. Credo, Ah, ok. Perché nel senso era una cosa particolare che altri simulatori non te danno. eh. Che Omega diciamo c'ha che gli effetti sono la. molto diversi tra real life e anime. Cioè, Omega ha come vantaggio il fatto che è la fusione tra DN e DoPro, che ti dà tutte e due le possibilità. Boh. Quello sì, è vero. Mancava un Io po' l'aspetto mi competitivo. aspettavo che, cioè, Konami, quando ha annunciato Neuron, mi aspettavo che da lì dici sei pronta per un simulatore. Sì. Magari stanno Boh. tastando il terreno, speriamo. Ne abbiamo già parlato in live precedenti di questo argomento, però. Più che altro il No, ma più che Neuron non. altro Dimmi. perché hanno bloccato anni fa DN. Cioè, penso che da quel giorno ad oggi, se tu scrivi Yu-Gi-Oh! Testing, penso che trovi 6.800 simulatori differenti. Sì. Ce n'è proprio simulatori in giapponesi, così. Cioè, o non c'è voglia di farli chiudere, o sei cieca, cioè Sì, è passiva su come questo fai? aspetto, non si sa, non riusciamo proprio a capire perché. Abbiamo parlato con tutti gli ospiti praticamente di questo argomento, ci arriviamo sempre prima o poi. Sì. No, allora non c'aveva senso far chiudere DN. Ma tanto sì, anche perché ce ne sono talmente tanti altri. E Anche poi Yu-Gi-Oh! secondo Pro me avevano tirato giù, mi sembra. secondo me stronchi il gioco se togli il simulatore. Sì, poi alla fine, secondo me, di rimbalzo fa bene anche a loro il fatto che ci siano i simulatori. Eh? Anche solo per i content creator, la gente guarda i video di chi ha fatto un contenuto proveniente da Yu-Gi-Oh! Pro, vede il duello, poi compra le carte. No, Serve ma sempre. anche semplice fatto. Allora, io fammi esempio, i simulatori non ci sono. Io ti faccio una deck profile, però le varie partenze, i testing, come li fai a vedere? Cioè, io penso nessun content creator si mette lì a farti vedere tutta la combo. Cioè, ti fa vedere la combo principale che c'è al mazzo e basta. Cioè, se dovessi far vedere tutte le partenze, verrebbe un video di 7 ore che non mi guardo. Sì, quello è vero. Cioè, io mi sono imparato a giocare a Drago Armato del Tuono, così a buffo una sera perché non c'avevo niente da fare. Ho messo velocità 4, ho visto 4 partenze, ho montato la lista e stavo già lì. Aspetta che esco e rientro. Sì, i simulatori aiutano, secondo me, e spero che Così facciano divertente. sto passo in avanti verso un simulatore ufficiale. Boh, io andrei in chiusura se non hai altro da aggiungere. No, speravo in qualche domanda carina, però. Vabbè, dai, sono stati abbastanza attivi anche stasera. Qualche Sì, no, è stata carina, mi è piaciuta la live. domanda più un po' piccante ti aspettavi? Ma il No, mio pubblico qualcosa di è molto, figo. molto tranquillo, essendo io sempre abbastanza politically correct. Questo penso sia il video con più dissing che ci sia mai stato sul mio Ah, canale. comunque allora, ho visto il video dove dici che c'è il giveaway. Volevi arrivare a quanto? 3.900 iscritti? Sì. Sì Ma non ci arrivi! che si può, ci saranno centinaia di visual. Il 60% delle persone che guardano i miei video non sono iscritte al canale, nemmeno loro. Io ho l'85, e allora. Sono veramente tante. Anche ci stavo pensando proprio prima, il mio video che adesso mostrerò a schermo di apertura di Vortice Fiammeggiante ha 1163 visual e ho Sì. visto prima il 60% di chi ha visto questo video non è iscritto, quindi vuol dire che cioè, sono un botto di persone, sono più della metà. Più No, della ma io metà. mi chiedo, allora,
nel momento in cui c'hai tutti questi iscritti, quindi ma non solite anche me. Se quelle persone si iscrivessero, quindi sono, scusami se ti interrompo, sarebbero sì, 700 sì, persone in più, quindi salirei da 3.007 a oltre 4.000, proprio easy, con un solo video, se si iscrivessero tutti. Se si iscrivessero metà, arriverei a 4.000 easy. Ogni video potrei fare questi ragionamenti qua, però la gente purtroppo fatica a iscriversi, ma succede anche perché, secondo me, ho notato io stesso sul cellulare più che altro, perché ho l'account privato sul cellulare e quello del canale sul computer, che comunque YouTube ti ripropone già di suo i video di un creator che segui, anche se non sei iscritto. Sì, 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 se hai visualizzato il canale, sì. Quindi dici, che cazzo mi iscrivo a fare, tanto me lo fa vedere lo stesso quando accendo. No, ma più che altro, cioè, non capisco, tipo, c'hai... Adesso te perché fai video anche in inglese, quindi può essere che questa cosa te pecca un po'. Ma se c'ho un tot di iscritti che seguono Yugi, perché fai un video, cioè 5.000 iscritti, fai 2.000 visual e ti ritrovi il 60% che non è iscritta? Da cioè, ma le persone iscritte i video li guardano. Voi non potete capire, raga, per fortuna vostra, penso che Luca di Gaming Tonight capisca, però per i creator... È bruttissima questa cosa. La mia media è anche più alta, cioè quel video lì è 60, ma a volte è 70, 75. 70% delle persone che guardano non è iscritta, veramente vuol dire, come mi dice Crocetti di Armageddon, mi dice devi vederlo come una cosa positiva, perché comunque vuol dire che tu puoi crescere ancora. Vuol dire che 2 persone su 3 potrebbero ancora essere iscritte al tuo canale, potresti ancora aumentare e avere margine. Però questo è utile se tipo c'hai 2.000 iscritti, fai 2.500 visite, vuol dire che chi ti segue normalmente ha visto il video e poi c'hai altre persone che l'hanno visualizzato ma non si sono iscritte. Eh sì, vabbè, non sappiamo effettivamente dalla percentuale se gli iscritti guardano tutti il video o no. Non credo, però comunque. Spesso no, io c'ho, vabbè, 1.200 iscritti, sì, faccio 300 visite. Ma anche io uguale, ho 3.700 adesso iscritti, cioè la media visite, perché ultimamente non ho più portato video per motivi che tu sai, sì, e ho portato anche roba su PlayStation eccetera, però gli unici video che vanno forte sono sempre solo quelli sul dinosauro, e quello fa il dinosauro, 2.200 più 600, i cumulative sono quasi 3.000 visual, sono gli unici che tengono botta, gli altri sono sempre... molto meno. Poi vabbè, quelli sponsorizzati da Konami anche fanno 2.000-3.000. Sì, vabbè, quelli stai proprio sulla croce rossa. Gli altri sono sempre nel range di 300-400, al massimo. Ma, tipo, non hai mai pensato di dare, tipo, una pulita al canale? Nel senso, tipo, le live di... può servire veramente o... cioè, perché dovrei farlo, secondo me? No, non lo so, è solo un ordine mentale. Tipo, le live di gaming le fai, poi le metti private. A che pro? Cosa? Aspetta che esco e rientro. Ci ho pensato. Luca, ci ho pensato, a te non ma... guarda nessuno, ricordiamo. Per tenerlo più clean? Non lo so, un po' più di ordine. Io tipo adesso vorrei fare una live. Sai, non so se lo segui Dario Moccia. No, però presente. Sì, tipo fa il bar dell'amico, che tipo è scorrettissimo, parla di sesso, così. Cioè, facciamo una live sul canale mio, venite tutti e cazzeggiamo lì un'ora e mezzo. Così, video di un'ora e mezzo, visto da 200 persone, mi sale il timing. Vado, come si chiama? Per la partnership. Per la partnership ancora non ce l'ho perché non c'ho le 4.000 ore e mi dà un boost assurdo perché ci sono i nomi vostri, come ha fatto il video di Yu-Gi-Oh! Sta morendo. Sì, perfetto. Sì, sì. Perché i video miei sono fondamentalmente abbastanza corti e quindi arrivare a 4.000 ore inizia a essere pesante. Lo so. Devi poi arrivare a 8 minuti una volta che hai la partnership. Tette, no, io posso fare. Tette o culo? Posso fare i video più lunghi di 8 minuti. Gaming Tonight chiede se siamo il team tette o il team culo. Sono curioso di sapere. A me piace di più il culo, mi spiace. Anche a me. Dianto Show o Tuberanza?
Aspetta che esco e rientro di nuovo. Family friendly, no Taglio le Saturno. palle. Marco fa i video di Genshin ed entra nella community di Genshin, così 10k sono un passo. Quello è vero. Dovrei seguire di più Genshin Impact, ma pensavo di farlo. Piano piano, piano No, aspetta, cos'è? piano. È un videogioco cinese che sta spaccando completamente, fa dei numeri allucinanti. L'ho portato là di Ma lì ogni tanto e Luca anche ci gioca, quindi è venuto a seguire le mie live. come si chiama? Tipo invece te, così cambiamo la come si chiama? L'intervista. Attenzione, si è ribaltata la Sì. situazione. Arriverai a un punto in cui dirai: ok, basta video italiani o basta video inglesi? Ci ho pensato tantissimo e ultimamente, dato che Konami mi costringe a farli in italiano, gli ho anche chiesto se alcuni, vabbè, le opening non posso, però alcuni potrei magari farli in doppia lingua. Avete visto magari quello dello structure delle ammaliatrici che l'ho fatto sia in inglese che in italiano perché non era proprio Konami ma era sponsorizzato MS20. E col fatto che... Tu mi senti ancora, Cappello? Che non ti vedo più. Sì, lo Ok. sento. E col fatto che loro mi fanno fare i video in italiano ho pensato quasi a farli solo in italiano. Poi ogni tanto creo confusione perché metto il thumbnail in inglese ma poi il video in italiano e dico ma che cazzo sto facendo? Però cerco sempre di recuperare il cliente estero. Però quando faccio dei video su Dino magari fanno 2000-3000 visual, quelli in inglese ma non quelli in italiano. Quindi sono combattuto perché è un lavoro immenso fare i video doppi. No, perché il tempo che tu perdi per realizzare il video nell'altra lingua potresti farlo per realizzi un altro video. Sì, è vero, C'è tempo per effettivamente realizzare un altro. anche quello è vero. E poi. O mi studio i dati statistici e alcuni video li faccio solo in una lingua, tipo dinosauro la necrofagia di dinosauro la faccio solo più in inglese, perché quello va così. Lo so, ma io Però... so. Tra questi 4.000 iscritti, probabilmente la metà so inglesi. Abbiamo fatto 20 persone stasera, 20, 22. Se fossero stati tutti italiani, potevano essere 4, cioè 40 gli spettatori. Potresti avere più commenti, cioè i commenti invece di splittarteli in due video ce l'hai su uno. Stessa cosa, mi piace. Sì, quello sì, quello sì. Diciamo che se diciamo la community di Yu-Gi-Oh! Inglese è più ampia. Questo Eh sì, non lo vabbè, nega i nessuno, paesi però. anglofoni sono infiniti. No, tu c'hai una cosa che non tanti hanno, la partnership con Konami. E Sì. questo tira tanto verso la lingua italiana. Lo Perché se tu so. facessi video in inglese, la Konami non ti avrebbe contattato. Eh no, Se tu ci si avessi. spoiler in inglese, non, cioè li fanno quelli enormi, c'è gente che è grossa comunque non riesce a farli perché non è abbastanza grande, perché ci sono Team Samurai, DSIF, Sì. Revs Cards, non so come si chiama, quelli sono grossi davvero. È questo il problema, cioè può essere che la Konami un giorno ti dice: guarda, anche se secondo me gli piaci, perché comunque anche stavolta ti hanno dato gli spoiler e il box rispetto a Giovanni, cioè tu fondamentalmente c'hai numeri più alti, però potrebbero arrivare al punto di guarda, c'è uno che mi fa più numeri, cappello di paglia, e può essere che te rimpiazzano. Sì, quello Mentre se è tu te becchi la community italiana, cresci e riesci a fare una nicchia tua, non sarebbe male. Poi, se un giorno ti stufi dei Yugi, mandi a puttane tutto, c'hai comunque gente che si è affezionata a te. E se vuoi portare altri contenuti, c'è sempre qualcuno che ti può seguire. sì, quello è vero. Mentre se tu facessi video in inglese, questa cosa non potrebbe succedere. Tipo, boh, diventi Human Safari tra 5 anni. Altre Così. volte ho pensato invece di farli solo in inglese, perché tanti italiani li guardano comunque, però come dici te perdi un po' l'esclusività dello YouTuber italiano forte. Ok, sono riuscito a far tornare la tua immagine senza...
È questo il problema. Cioè, io so dell'idea che se facessi tanti video solo in inglese cresceresti di più. Però per dopo un anno. Però... capisci, cioè, tu... è un dilemma. Cioè... Ti giocheresti l'unico punto che c'è a favore? Cioè, le opening. Riusciresti a pagartele da solo? Non ho mai fatto una opening sul canale prima dell'arrivo di Conan. Pochissime. Sì, infatti hanno questo. Supplito a questa mancanza. Diciamo che per un canale come il tuo le opening fanno tanto. Cioè, c'hai gli spoiler in anteprima che ti fanno... cioè, quei video esplodono. Sì. Come ad esempio l'opening della Gold, l'ho vista, l'ha fatto un botto di visite. Sì, è vero. Cioè, tu ci avresti dei video, oltre a quelli lì, c'hai video che fanno gli stessi numeri? E quelli su dinosauro, o a volte paleozoico, le deck profile in inglese. Potrei fare solo più le deck profile in inglese, non lo so. Fatemi sapere anche voi nei commenti, raga, cosa pensate sia meglio per me. Continuare bilingua, fare solo una lingua. Intanto esco e rientro alla chiamata. Sì. Poi, un messaggio in attesa di Detto che revisione. vuole chiudere in disca. Come cazzo ti chiami? Scusa il francesismo, facciamolo sapere alla community. Aspetta. C'è un messaggio che YouTube ha nascosto. Si chiama Federico, Aspetta. non sapevi che si chiama Federico. Lilla di Viltwin apprezza che preferiate il culo, molto bene. Te la pesca o al limone? Pesca, Te direi. limone. No, attenzione. Ciao Marco, voglio quel dueling disc. No, non l'ho pagato poco, però è bello. Cioè, in realtà non pensavo neanche di tenerlo qua così, però poi ho visto che ci sta bene con la nuova webcam, si vede. Vabbè, Eh sì, mettiamolo lì. non è male. Carino. Dovrei mettere qualcos'altro a sinistra, ma non so cosa. Ok. Mai pensato di non trattare più Yu-Gi-Oh! Sul canale, ma dedicarti ad altro? Ogni tanto sì, perché ci sono i momenti di secca come questo che sono difficili da tenere a bada, cioè ci pensi, dici, boh, forse è meglio mollare. Poi No, comunque io non sono mollare, non portare altro. portare altro, sì, lo sto già facendo con quei giochi da PlayStation. Non so se è non lo so, è una domanda difficile. Ci penso perché i numeri son pochi rispetto alla fatica, al lavoro che ci si mette. E so che se parlassi di Dragon Ball o della Juventus, per fare due esempi a caso, salirei molto più in fretta, con meno fatica. Ma secondo me il problema lì rimane sempre del monolingua. Perché adesso prendiamo come esempio i video del De Fieric, cioè, no, mi sta sventrando uno zaino. Si sentono dei rumori. Sì. De Fieric, Tuberanza, così, i video degli Yugi alla fine te le fanno 15.000 visite, vuol dire che 15.000 persone che gli piace Yugi c'è, e noi dovremmo beccarle. Cioè, secondo me non siamo limitati. Se Antoshow è riuscito a fare 24.000 iscritti, perché noi non riusciamo? Quello è vero, difatti Donatello sta dicendo il forum italiano Yugi è monopolizzato da Antoshow, Tuberanza e Umba. Persino Mangaka fa grosse visual quando fa i video su Duel Links. Guarda, lascia sta che ho visto la live di Dario Moccia, hanno comprato gli starter box giapponesi del 99, dove c'è lo starter Dekai, cioè, no, cioè, mi sembra, sai quelle carte dei Yugi che in basso c'hanno un quadratino con attacco e difesa a fianco l'effetto? Sì, quella vecchia. Che si trova in uno starter box con tre mazzi, c'era quello di Yugi, quello di Joy e quello di Kaiba, mi sembra. Sì. L'hanno pagato 3.000 euro e adesso Mangaka deve fare l'opening. Ottimo. Cioè, lo vorrei uccidere perché se ce l'avessi lo metterei lì in esposizione con i faretti. Possiamo andare a casa di Mangaka a rubarglielo. Sì. Però, per Minchia, dire, secondo che me minus lui. aprirlo. Più ne apri, più aumenta il valore degli altri, però. Sì. No, ma io mi chiedo, cioè, lui gli piace effettivamente Yugi perché dice di sì, però boh, che ci giocava da bambino, però un conto è giocarci da bambino, un conto che lo segui attualmente.
Infatti, cioè lui è anche poco attivo, come vi dicevo prima, nel gruppo degli influencer. Scusa, non volevo dirlo perché mi sembra una stronzata dirlo, però mi chiamano così a Konami. Nel gruppo degli influencer di Konami, degli youtuber, c'è anche Mangaka, però non è attivo per niente. Dlarz si è presentato, Fierix si è presentato, Mangaka non ha manco mai scritto un cavolo. È ovvio che per lui è una cosa molto a lato. Poi il mio contatto con Ani mi ha detto di fare un video di Remote 2, di provare a chiedere a Mangaka. Ho detto, sei sicuro? Dai, prova a chiedere. Vabbè, chiedo a Mangaka, mi risponde dopo una settimana. Mi dice, scusami, ma sono impegnato con altri video. Boh, vabbè. Non lo vedo Cioè, molto sul pezzo. Ma un anche conto Dlarz che fa tutt'altro comunque, cioè Yugi è molto sì. di nicchia. No, perché tu lo vedi quelle persone che dici collezionano perché, come si chiama, le robe vecchie perché ci giocavano e gli piace così, e altri che lo vedo che lo fanno per sport. Ho visto Blur spacchettare su Twitch, però. Cioè, già Fieric mi dà più fiducia perché c'ha pure la pagina che si chiama Fieric Sì, Yu-Gi-Oh! lui è E preso bene. dove era preso bene per Yugi. Cioè, c'ha la collezione sua, privata. Diciamo che col competitivo adesso non è un granché, però lo sa. Oppure c'era un altro che, come si chiama? Gioca a LOL, mi sembra competitivo, che ha fatto anche qualche top. Ha iniziato a fare video dei Yugi. Ha fatto qualche opening e non so, ha fatto di quello che aveva ricomprato. Però, ad esempio, è partito aprendo il box dicendo: allora, una delle robe che mi servirebbe adesso è riuscire a sbustare in permanenza. Già che tu non la chiami in permanenza infinita, mi dai l'impressione che comunque del competitivo già ne sai qualcosina di più. Sì, probabile. Perché, cioè, fondamentalmente, cioè, determinate carte noi le chiamiamo in inglese e non ci facciamo neanche caso. Però lo fai solo Mentre nel momento in chi. cui sei dentro al gioco, eccetera, perché Sì. altrimenti no. Cioè, ho visto dei video di apertura di Dlarz, perché onestamente, con tutto rispetto, non sapevo chi fosse Dlarz all'inizio, prima di entrarci in contatto diretto. Allora sono andato poi a vedere, ho visto che apriva i pacchetti, diceva bello questo, un Link 2 con 1500 di attacco, forte, e poi andava la carta dopo, vabbè, cioè perde molto di senso. È vero che il loro target sicuramente è un pubblico più giovane di bambini che io e penso neanche te non abbiamo. Io cioè, No, non ho nessuno sotto i 18 anni, 0%. io qualcuno dopo, quando ho fatto il video di Yu-Gi-Oh! Sta morendo, qualcuno l'ho beccato. C'ho tipo 2-3%. La maggior parte va dai 18 ai 30. Sì. Anche qua uguale. Perché tanto i fan miei e tuoi seguono il competitivo. O il competitivo o gente che ci giocava da piccolo e gli piace comunque guardare i video. Allora Forse con le opening riesce a beccare un target un po' più giovane, però sì, l'inizio e li perché finisce. è più uno show, appunto, come direbbe Antoshow. Allora, Gianluca dice che ha un'idea, facci sapere qual è l'idea. Facile Idea dire, per cosa? non lo so, facile dire di sì quando ti pagano. Non mi ricordo di cosa stai parlando, No, scusa. no, no, del fatto che collaborano con Konami, Ah, questi ok. Ah, beh, persone. sì. Ma loro difatti, cioè i video non li fanno come facciamo noi. A loro non danno le esclusive, eccetera. Ogni tanto danno box opening e ho visto, non mi ricordo chi di loro, che li ha aperti poi tutti insieme. Tipo dopo un mese ha fatto un video in cui ha aperto tutte le cose che ha ricevuto da Konami. In straritardo. Sì, ma quando ti dicono: wow, cavolo, fighissimo, oddio, ho sbustato le carte più rare del set, e ha sbustato le tre divinità egizie che te le danno come promo. Ma cioè, fammi una frega, veramente. Anche lì a volte mi viene il dubbio morale, e sarò onesto con voi ragazzi, però finora non ho ceduto. A volte mi viene in mente e mi dico, ma perché non faccio anch'io così? Perché non scrivo, ho sbustato la carta più rara e poi è un Blue Eyes, cioè, perché so che funzionerebbe, ma sarebbe come No, no. tradire tutti gli altri. Da loro funzionano perché hanno un determinato hanno già numeri grossi e hanno un determinato target. Se io mi mettessi a scrivere una roba del genere, a me mi Shitstorm. lincerebbero nei commenti. Lo Cioè, so, lo so.
il video dell'opening del dei teen del 2020, ho scritto miglior sbustare il canale, ma cavolo, avevo sbustato il Red Ice Dragoon e il Synchro, diciamo che non ho mai sbustato una roba del genere, una volta l'avvertimento Ultimate, ma lì inizia e finisce. Sì, sì, noi facciamo solo il clickbait quando non è clickbait, cioè facciamo un titolone quando ce lo possiamo permettere, diciamo, non a caso. A volte le carte, se mi piacciono, le chiamo in giapponese. In che senso? Tipo, dici Dekodo Tolkara? Io lo dico spesso. Donatello, eccomi sotto i 18. Ah, YouTube non ti segnala perché sei una percentuale troppo bassa. Sì, sì, probabilmente. Totally Awesome, maggiore di davvero raspotente. Vabbè. Io tipo la chiamo la Todalli. Treatoad non l'hai mai chiamata? Triton. Perché davvero raspotente. Ci sono dei posti a Torino dove fare tornei di Yugi? Sì. Questo lo sai te. Sì, anche se attualmente ne è rimasto solo uno per colpa del coronavirus, del Comic Club di Torino, in via Ormea. Il numero civico non me lo ricordo, però lo trovi, scrivi Comic Club. Poi c'è il Goblin, però non sta più seguendo Yu-Gi-Oh! E si è spostato tutto lì, un altro paio di negozi sono falliti. La reazione che bisogna avere deve essere simile al bambino che ha sbustato Blastoise. Ragazzi, sì. Sto seguendo la live mentre sto editando il 50 special di domani. Bene. Quanto vi voglio bene, grazie. Perché noi facciamo compagnia, cioè. Treatoad back to 2017. Allora, io ho visto la live che avevi fatto l'altra volta, che avevi sbustato delle gold. Sì. Ma non sono riuscito a vederla tutta, ma come mai avevi quelle gold? Chi è quel tipo che te le ha inviate? Quel ragazzo che non si è fatto vedere in camera si chiama Alfio, è un ragazzo che sta giù nel sud Italia e ha voluto iniziare una partnership con me, mi invia la roba, partnership tra virgolette. Ogni tanto aveva detto che se riesce mi invia delle cose. Ah, c'è il negozio? Per fare il video. No, non è il negozio, è amico di un negoziante. Ah. Però da lui il gioco è talmente fermo, lui resta appassionato di Yugi, ma lui il gioco è fermo. Fermissimo, cioè non riesce neanche, non ci sono neanche negozi dove sta lui. E quindi ha detto: guarda, io ti mando volentieri la roba. Ci siamo anche conosciuti in real perché è venuto a Torino questo inverno. Ti invio la roba, tu fai lo sboosting e poi quando ci rivediamo me la dai oppure me la spedisci se mi serve. Io gliela sto tenendo in caldo qua. Qualcosa glielo vendo e gli do i soldi. Pensavo te l'avessi regalata. No. Poi boh, magari le comunazze me le lascia, però è sempre un plus. Questa roba che va su TGC a 2 centesimi. Buono. E in tanti mi chiedevano se ho un account TGC, ultimamente mi scrivono sempre di più su Instagram per chiedere se ho roba. Quanto pare me lo devo fare, perché me lo chiedono in tanti. Ma guarda che è utile, io sto vendendo paccottiglia inutile e quando mi servirà ci avrò dei soldi da poter investire. A me spaventa un po', ma perché sono pigro, il fatto che poi con TGG c'è un po' la scadenza, no? Se uno ti ordina la roba devi andare alle poste. Sai qual è il vantaggio mio? Mio padre è il postino. Buono, non male così. Così sì. Quello mi gira. Sì, babbo, mi porti questa alle poste. Perché io vendo tanto su Facebook. Però lì comunque parli con la persona, ti metti d'accordo e poi dici... gli spiego, guarda, questa settimana c'ho questo da fare, va bene, te lo spedisco la prossima, sì, ok. No, ma okay. Su Facebook va bene se devi vendere qualcosa di grosso, ad esempio. Sì, se devo vendere 2 Bubble Man in prima, Ultimate, è più probabile che Facebook... Cioè, la roba competitiva su Facebook parte subito, però sai quella chicca da collezione che sta a 250 euro? Facebook non te basta. Sì. Devi mettere su TGC, stessa cosa le comunacce. Tipo, ho venduto quella roba che si gioca nel Mac, che tipo mandi 10 dal mazzo al cimitero e la evochi, tipo, anche dal cimitero. È tipo tipo 70 centesimi di carta, tipo 1,10 euro di spedizione. Buono. Sì. Tu le spedizioni le paghi col padre postino? Cioè dei metodi. Sì, mio padre fa il postino, non lavora alle poste. Ah, ok. Vabbè, mandi lui a spedire la roba in tutta Italia. Sì. Per risparmiare. In bici.
Invece di andarci io su in centro ci manda lui. Adesso mi è arrivata un'email anche da TGC, speriamo che sia una cosa positiva. Archetipi tipo i Danger in giapponese li chiamano Mikaikino. E io quando rigioco parto con quel nome, dico Mikaikino Tsuchinoko. Ok, ci sta. Vabbè, ognuno ha i suoi fetish per il mondo giapponese. Sì. Nel frattempo siamo arrivati a 24, immaginavo che salissimo andando avanti con l'ora. Guarda, ognuno ha i suoi fetish. C'è chi chiama i nomi delle carte in giapponese e chi se sega su... come si chiama? Gli Sky Striker. Cioè, ognuno ha i suoi fetish. Stiamo parlando di Filippo di Team Slifer Rosso, più ovviamente. Non scherziamo. Invece fa davvero. Boh, stiamo sperimentando di andare all'oltranza. Tanto finché voi ci siete, raga, ormai tanto... Tanto ormai sono le 11, non è che fai altro. Cazzeggiamo qua finché non dobbiamo andare via. Gianluca ci fa notare una cosa interessante. Bisognerebbe ricreare un effetto simile ai cacciatori di numeri durante l'era di Zexal. Lì era pieno di bambini che volevano sbustare numeri a tutti i costi. Sì, effettivamente è un po' mancata questa cosa qui, perché... I numeri fanno gola, sia al player medio, medio-basso, sia ai bambini, secondo me. Non so perché, perché questa cosa della collezione numerata ricorda magari, non so, gli album delle figurine. No, ma poi ne abbiamo... No, ho parlato anche nel video del fatto che Yu-Gi-Oh! Sta morendo, di sta cosa. Che comunque non c'è stato, con le serie successive, non c'è stato un impatto così forte. Cioè, qualcosa che ti dicesse, cavolo, li voglio. Sì. Perché ad esempio la serie dopo è quella dove c'era il Firewall, mi sembra. Sì. No, mi sa che mi sbaglio. No, no, dopo Zexal c'è stato prima Pendulum e poi Brains. Ah, Pendulum, vabbè. Quindi no, non è Sevens, era Brains. Esco e rientro mentre fai mente locale. Raga, mettete like. Bella. Con Brains ad esempio è uscita la serie, è uscito il Firewall, un anno dopo l'hanno messo in banned. Capisci che anche chi era affezionato alla carta, i bambini si ritrovavano con la loro carta del protagonista che non potevano utilizzare. Era fatta rotta. Sì, lì è proprio stato un cortocircuito, perché magari un bambino che vuole avvicinarsi al competitivo dice cazzo, non posso manco giocare la carta che voglio del protagonista, come se non avessimo potuto giocare Mago Nero da bambini. Sì, cioè non... sono cose che... giocavamo a caso, però... Secondo me Konami non tiene bene in considerazione. Ci sono tante cose che non tengono bene in considerazione. Non dico altro. Quindi in tutta Torino c'è solo un posto dove giocare attualmente, sì. Mm-hmm. In Torino sì. Poi fuori Torino c'è altro, a Vigliana, Rivarolo, però lontano, molto, molto lontano. Speriamo sia una cosa positiva la mail per Cappello di Paglia. Sei stato bannato, ciao. Tipo adesso i 30 euro che c'avevo lì sono persi per sempre. Servirebbe cartone animato caricato su YouTube come ha fatto Vanguard per Yu-Gi-Oh! No, ma più che metterlo su YouTube dovrebbe essere su Italia 1, come c'è stato fino a 5DS. Poi si sono spostati su K2 e su K2 comunque Zexal ci ha avuto un bello sprint, ma le nuove generazioni non ci stanno più su K2. E questo è il problema. Ma secondo te tanti bambini guardano ancora la televisione in quest'epoca? No, assolutamente. Sì, c'è mia cugina piccola, che ha 12 anni, c'ha TikTok e Instagram. Lo so. Anche mia sorella, adesso ne ha 17, però mi ricordo che ha smesso molto prima di me di guardare i cartoni. Con cellulare è una calamita. No, invece, tipo io e mio fratello ce n'ha 20, no, sì, ce n'ha, vabbè, 19-20, 2001, sì, ne fa 20 stanno, e noi Zexal ce lo guardavamo su K2. Ah, ci sta. Secondo me è cambiata proprio la mentalità. Adesso la gente guarda le robe su YouTube e se Konami si è resa conto che se vuole spingere il gioco deve per forza dedicarsi agli influencer. L'unica cosa è che secondo me sbaglia sul fatto che punta solo sui team. Secondo me serve anche l'aspetto più ludico.
Pokémon, ad esempio, io vedo che molta gente, ok, fa le aperture, ma c'è tipo Sidonia che te parla di mille cose nell'ambito Pokémon, Federic che te fa le aperture, i giochi, tutte queste cose qui. Yugi, che fai competitivo, cioè anche una persona che ti parla del meta o delle nuove uscite, cioè un bambino non lo attiri così. Lo so, quello è vero. Purtroppo quel cliente lì, secondo me, ci stanno quasi rinunciando, se veramente non fanno nient'altro. Anche a livello torneistico, sì, c'è il Dragon Duel, però poi muore lì. Cioè, quanti bambini ci sono a YCS? 10, no, ma secondo me perché non, cioè, non hanno le possibilità di spostarsi, Anche, sicuramente. Tanto questi è tornei per gente adulta. Sì. Però il problema è che anche il local è monopolizzato da noi. Come sì. Diceva qualcuno prima nei commenti, CiccioS98, il problema è che quei bambini siamo noi. E purtroppo, sì, noi siamo cresciuti, continuiamo a giocare e non c'è più ricambio generazionale. Poi hanno avuto la brillante idea di mettere 106 Genetend come promo YCS e addio collezione dei numeri. Opinione su Mutant, ha bisogno di supporti per fare qualcosa in più. Ragazzi, se volete vedere le nuove uscite, cosa ne pensa qualcuno? C'è Luca che le fa, andate direttamente da lui invece di chiederle a noi. Da Gaming Tonight. Brains, con questa cosa dell'Ace ha scagliato la prima pietra, poi ci sono stati i problemi di produzione di Brains e infine la fine prematura. Secondo voi un anime incentrato sulle lore degli archetipi delle carte? È scattata la chat, aspetta. Intanto esco e rientro dal... Sì. Potrebbe rilanciare Yu-Gi-Oh! Tra il pubblico medio? No, secondo me devono fare un anime con un, prima di tutto, un protagonista che non è un bambino. Che sia un secondo me, infatti. Deve averci, non dico adesso un adulto, ma secondo me deve averci sui 15, 16, 17 anni, come classico protagonista dell'anime medio. I primi tre protagonisti, sì. Sì. Scuola superiore. E che deve essere cazzuto. Cioè non deve fare la figura del pagliaccio, perché ad esempio, no, cioè io mi rendo conto, tu vedi 5DS ad esempio, c'è Yusei, prima di tutto andava in moto, e seconda cosa, lo vedi che soffre in continuazione, lui che all'inizio perde il primo duello, perde il polvere, cioè... Te rapporti in maniera molto più pesante rispetto a vedere il fioletto dei 5 che fa le elementari, che non si sa perché c'ha capacità ingegneristiche da poter modificare il Dueling Disc e creare un nuovo gioco, andare sui server della nuova azienda che non è più la Kaiba Corporation e tentare di creare un nuovo gioco con Sevens, cioè c'ha poco senso. Io ho visto le prime puntate, ho fatto la recensione e poi basta, ho seguito l'onda del successo della serie poi ci dicono anche dei giochi, ci fa notare Gianluca che un gioco in stile World Championship su Switch sarebbe interessante, visto che dà piena libertà creativa ai bambini che possono sbizzarrirsi, ed è vero. Ma secondo me dovrebbero fare un gioco basato sull'anime, cioè seguendo la storia dell'anime, perché così... No, aspetta, World Championship non è quello dei GX. World Championship 2008. Non mi ricordo. Perché quello secondo me era un bel gioco dei Yugi. Cioè io cioè combattevo con i vari personaggi che mi trovavo davanti, cioè che beccavano la storia. Io mi ricordo Jaden aveva combattuto contro Jinzo, contro l'Amazzoness, il tipo che giocava i mostri demone che c'aveva il puzzle del millennio, e stessa cosa l'ho ritrovata nel videogioco. Sì. Secondo me a inizio serie dovrebbero... No, appena è partita la prima stagione, o anche la seconda dell'anime,
fai uscire il videogioco per Switch, ti fai il tutti cioè sul videogioco fai il, segui la storia e arrivi e quando ormai saranno uscite la terza, la quarta e la quinta stagione, fai uscire un'espansione che tu compri sempre sulla Switch, come sta succedendo con Pokémon, senza comprare il gioco nuovo, ma lo espandi e c'hai tutte le cose nuove da poter fare. Giusto. Perché altrimenti, secondo me, tipo un gioco che sembra un simulatore non c'ha senso. Cioè, come attrai le persone con un simulatore? Il simulatore ti serve per testare se vuoi giocare. Per il resto, mi serve qualcosa di più... cioè, di più concreto. Yes. Poi, boh, se fanno il simulatore è già comunque un passo avanti per noi, no, no, per noi player più grandi. Però sì, per i bambini non ci sono neanche più i giochi come una volta. Una volta c'erano veramente tanti, uscivano ogni 3x2 per ogni console. Anche su Game Boy c'era, bei tempi. Lo so, quando c'erano le promo che valevano qualcosa. E boh, io direi che possiamo chiudere, se sì, non ci sono altre domande. Matteo Lombardi dice che mi sono perso, ma una live che è stata figa. Cioè, la live, so. 2 ore di live non abbiamo mai fatto, però siete rimasti fissi 20 e passa persone, quindi... Sì, cioè era un peccato chiudere. Cioè, aspetta, peccato. Raga, siamo 21, almeno un altro like così arriviamo a 21, no, anche lì sarebbe male. Ci sta, poi, ci sta. Dici? Aspetta che esco e rientro, che sennò... No, no, dicevo che, boh, che... Vabbè, comunque Matteo, quello che ti sei perso lo puoi rivedere, tanto domani penso che questa live diventerà automaticamente un video. Adesso, cosa stavi dicendo poi? Non mi ricordo. Ah, no, stavo facendo i saluti, credo, comunque. Direi che possiamo andare in chiusura. Per Konami, Yugi è tra i suoi prodotti di punta? Non credo. C'è PES. Ma c'ha un sacco di robe. No, guarda che PES non è che sia... gli porta tutto il successo, eh? Perché FIFA è troppo più grosso. Insomma. Però FIFA è sempre peggio. Cioè, sempre uguale. Sì. No, ma vabbè, più... FIFA, perché ormai è così, è un gioco di calcio, non è che ti puoi inventare niente. Lo so. Oh, comunque rifare... qua... No, finisci, dai. Dovrebbero rifare FIFA Street. Ah, boh, io non ci ho mai giocato. Bei tempi, FIFA Street. È spettacolare. So che l'avevo rimesso lui... tipo come cosa in più in uno dei FIFA degli ultimi, però non l'ho preso. Boh. Io perché se me dovessi pure mettere a videogiocare non ci avrei tempo neanche per respirare. Infatti, troppa roba, stiamo crescendo. No, ma non è una questione del crescere, è una questione che se lo studiare ti porta via più tempo del lavoro. Sì, quello sì. Io sto scrivendo, cioè... la tesi, tutta la giornata sempre quello. L'ho scritta in 2 settimane io, Buono. Quella della triennale. Non male, beato te. E boh, direi di fare la marchetta finale, se non hai nient'altro da aggiungere. Adesso dobbiamo aspettare Pokémon. Sì, Pokémon Spada e Scudo, eh. Ah, beh, sì. No, Pokémon Diamante e Perla Remake. Cioè, anche quello lì non finirà mai di andare avanti, anche Pokémon con i giochi. E boh, siamo ancora 18/20 persone, vi ringrazio tantissimo. Raga, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, lasciate un like come diceva Cappello, seguitemi anche su Instagram se volete come Ocram_1993, seguite il mio team competitivo di Omnia Players su Facebook, ogni tanto si posta roba anche lì, soprattutto se torneremo a giocare. Seguite, mi raccomando, Cappello di Paglia su YouTube. Che non siamo aumentati di iscritti, 1210 iscritti, guardate raga che fa dei video bellissimi. Veramente. Ho visto bene, sono 1209. Editing bellissimo, argomenti particolari, veramente tanto consigliato. Tra l'altro mi ha fatto anche la cover per il canale, lo ringrazio tanto. E poi seguitelo anche su Instagram, Cappello di Paglia con 2A. E se non lo fate già, fatelo adesso. Kaiba Corporation 3.0, ragazzi, 5000 e passa follower. Niente male, tanti meme divertenti. Oh, aspetta che poi che... adesso non dovrei dirlo, però c'è una persona che mi aiuta. Ah sì?
ultimamente non ho proprio tempo di respirare, grazie a Dio lui me ne ogni tanto me li manda. Ah, meno male. Aspetta che esco e rientro così facciamo i saluti finali perché non ti vedo. Ok, apprezzo che la gente non se n'è andata, sono sempre 17, solo una persona è No, ma partita secondo anche me è durante il gioco. piaciuta. Quelle Sì, altre live è come sono piaciuta. andate? No, sempre più o meno su questo numero qua. Però, cioè, mi fa piacere vedere che questa è la prima volta che facciamo 2 ore anziché un'ora, a volte abbiamo fatto 45 minuti. Mi fa piacere sapere che se continuassimo un'altra ora probabilmente andrebbero Sì, avanti a sì. seguire. Ma E secondo me, se non è una roba noiosa, la gente continua a seguirti sì, poi anche solo così continuamente. da sottofondo si chiacchiera. Salutiamo Raffaele, grazie, c'è sempre Raffaele. Angra, questa live verrà rimodellata e ci metterai dentro le peggio esplosioni a caso. No, Sì, non ho voglia di farlo, però si potrebbe fare sarebbe effettivamente. bellissimo. E vabbè, ti ringrazio tantissimo Fede, se posso chiamarti così, dato Sì, che siamo sì, sì. amici. Comunque Dai, ringrazio abbiamo Cappello di finito. Paglia, è stato veramente bello. Poi, come dico sempre, di questi tempi è sempre bello parlare con qualcuno, sei frizzato di nuovo, aspetta che esco e rientro. E boh, quando vuoi tornare, io sono Sì, sempre sì. qua. Adesso, allora, il 28 c'ho, no, il 27 c'ho l'esame. Il 28 o il 27 a sera, se non c'è niente da fare. Aspetta, che giorno è? Mercoledì? Il 28 devo fare il video con Luca. Però il 27, se vuoi, facciamo sul canale mio, almeno così. Adesso sento Attenzione. pure gli altri, se ci sono. Vediamo, vediamo, ci può stare. Nel caso ci organizziamo. Va bene. Ti ringrazio di tutto allora. Ciao Sì, ciao Marco. a tutti ragazzi, grazie per essere Ciao passati e ragazzi. ci vediamo alla prossima. Ciao.